Passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori ed è la mozione a firma dei consiglieri Triputi, Candigliota, De Chiara, Zitoli, Ariano, Pompei, Guido, Giannone, Lazzazzere, Lazzari, Gunnella, avente ad oggetto ricollocazione del commercio sul territorio del municipio VII. Ci sono interventi? C'è un relatore? La consigliera Triputi? Non so se funziona il microfono perché non si accende la luce. Okay. Grazie Presidente, colleghi. Premesso che la situazione di via Tuscolana e via Appia è abbastanza evidente a tutti noi. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo raccolto le istanze dei cittadini e commercianti i quali ci hanno presentato le difficoltà che in questi ultimi anni si riscontrano su queste vie. L'elenco è abbastanza lungo, ma penso che sia agli occhi di tutti. Questi banchi di vendita posizionati sul marciapiede che occupano comunque una porzione abbastanza rilevante del marciapiede e causando comunque disagi ai cittadini che vi passeggiano e vi transitano. La mancanza di rispetto delle norme vigenti, bancarelle addirittura sulle strisce pedonali, vicino ai cassonetti, addirittura abusivi, coperture al di là delle misure consentite, la sosta selvaggia dei furgoni parcheggiati che ostacolano la viabilità, mettendo a rischio la sicurezza stradale, l'inquinamento ambientale causato da gruppi elettrogeni. Gli esercizi fissi lamentano difficoltà, per esempio, per esporre la loro merce in vetrina, perché questi banchi con le coperture coprono appunto le vetrine e quindi hanno questa difficoltà di vendere i loro prodotti perché non sono visibili ai passanti. E, la scarsa attenzione al decoro urbano. Molto spesso si nota alla chiusura dei banchi vengono lasciati scatole, scatolette, bottiglie, eccetera. Per questi motivi noi abbiamo presentato la nostra mozione affinché si possa finalmente liberare queste due vie principali, ridare queste vie alla cittadinanza che ha tutto il diritto di poter passeggiare e transitare su queste vie e vedere diciamo visitare comunque i negozi in assoluta libertà senza poi trovarsi a passeggiare in vie ristrette dove ad esempio la difficoltà lo possono trovare i portatori di handicap. Se uno transita per esempio il sabato, a me è capitato più volte, una mamma che porta un passeggino ha grandi difficoltà a camminare, per esempio, sulla via Tuscolana perché ci sono persone che si fermano a guardare i banchi, non può girare dall'altra parte perché c'è il senso inverso e quindi si creano dei veri e propri imbuti. È ovvio che questo causa comunque dei disagi anche a livello di commercialità proprio all'interno del territorio, quindi già questi esercizi fissi stanno subendo la difficoltà proprio dovuta alla crisi e quindi le problematiche le conosciamo tutte. Se ci mettiamo anche questo tipo di... Consigliere Triputi, volevo interrompere un attimino per permettere di ritrovare le postazioni ai consiglieri che stanno parlando, stanno un po' sovrapponendosi alle sue parole. Grazie. Può continuare.
Quindi, stavo dicendo, compromette anche un po' il commercio locale, se andiamo a vedere. Con questa mozione noi vogliamo portare avanti un discorso che era già stato preso nella passata consigliatura. Devo dire, ho trovato dei verbali dove effettivamente si parlava di risolvere questo problema di via Tuscolana e via Appia. Ci sono state anche delle risoluzioni, però il cerchio non si è chiuso. E quindi noi come Movimento 5 Stelle, come portavoce dei cittadini che ci chiedono a gran voce di risolvere questo problema, abbiamo presentato appunto questa mozione per cercare di liberare la Tuscolana ed eventualmente via Appia. Grazie. Grazie consigliera Tripputi. Ci sono interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Io diciamo ringrazio per questo atto. In realtà diciamo una domanda, diciamo un dubbio. Come mai si presenta un atto che è già stato votato nella scorsa consigliatura, praticamente quasi identico e con le stesse richieste? Diciamo, a me fa anche abbastanza piacere, perché vuol dire insomma che questa maggioranza sta votando una cosa che ha fatto il governo di centrosinistra. Però diciamo, mi suona un po' strano, nel senso ho cercato di capire se ci fossero, diciamo, sia nel corpo della mozione sia nell'impegno finale ci fossero, diciamo, delle differenze. In realtà parliamo di qualche parola che è stata cambiata. E c'è forse un altro, diciamo, solo un'accortezza, nel senso, tra l'altro questa è una mozione, mentre a suo tempo fu fatta giustamente una risoluzione presentata da due consiglieri del Movimento 5 Stelle, ma riportata in commissione e votata all'unanimità del Consiglio. Allora, se non vogliamo rendere nulle, diciamo, anche i nostri impegni e le nostre sedute in aula, cioè, insomma, non stiamo qui per non fare cose che abbiamo già fatto, immagino. Perché sennò che cambiamento è? Boh, questa è una domanda un po' così. Diciamo, cerchiamo almeno di capire quali sono state le motivazioni che ovviamente hanno portato a diciamo, rispondere ad un tema sì molto sentito dalla cittadinanza tutta, ma sulla quale sostanzialmente il Consiglio si è già espresso bene o male con le stesse parole. Poi ripeto, è stato votato all'unanimità del Consiglio, quindi diciamo più di questo non si può veramente fare. Diciamo. Poi diciamo, siccome parliamo della risoluzione numero 2 del 14 dicembre del 2015, quindi poi un po' di tempo è pure passato, nel frattempo la Regione Lazio si è avviata una discussione sul testo unico del commercio, e in cui per esempio il citato articolo, in particolare mi pare che l'articolo 44,3 bis della legge regionale, che diciamo in realtà la legge regionale, scusate, 33 del 99, proprio l'articolo 44, dove appunto si fa riferimento al principio di equivalenza, prevede appunto che una volta che noi spostiamo delle postazioni, cioè vengono comunque assegnati altri spazi, con, proprio per il principio di equivalenza, diciamo, con la stessa, diciamo, lo stesso fatturato, chiamiamolo così, quindi che abbiano, diciamo, anche la stessa visibilità e la stessa, diciamo, lo stesso appeal di una via commerciale come la via Tuscolana o come la via Appia. Il problema è che appunto se questo testo sarà approvato, perché è già in discussione in Consiglio regionale, proprio questo articolo, probabilmente questo principio sarà abrogato, quindi diciamo dobbiamo decidere un po' che cosa fare per ricollocare i posteggi, poi soprattutto che vuol dire per motivi di interesse pubblico. E tra l'altro diciamo, perché poi dobbiamo fare una risoluzione, non una mozione, perché la Presidente del Municipio, diciamo, non ha una competenza diretta, tant'è che appunto dovrà diciamo, a sua volta impegnare il Sindaco, che a sua volta deve impegnare il Dipartimento, quindi diciamo, non è una gestione che sfortunatamente ci possiamo fare noi. Ci sono però, diciamo, delle annotazioni da fare. Intanto
diciamo, quando parliamo dell'esclusione di nuove assegnazioni, revisioni, intanto c'è da dire che alla data del 7 maggio del 2017 e del 4 luglio del 2017 tutte le concessioni scadranno. Quindi sembra quasi, diciamo, insomma, una considerazione quantomeno superflua, nel senso dire una cosa che poi tra poco scadrà, diciamo, scade perché scade la concessione. E tra l'altro, quando invece diciamo di estendere a tutto il territorio del municipio il divieto di commercio degli ambulanti, intanto quando parliamo appunto di commercio in forma itinerante o meno, bisognerebbe spiegarlo. Per esempio, nella risoluzione che è stata votata era detto così: insomma, estendere a tutto il territorio del municipio settimo il divieto di commercio agli itineranti, che era, diciamo, già istituito al municipio dell'ex nono municipio, e soprattutto, diciamo, anche qui la legge prevede che si possano prevedere dei limiti in alcune zone, però, diciamo, intendere alcune zone come tutto il GRA, insomma, diventa un po' complicato anche per una questione di legittimità economica, cioè il rischio è che poi ci andiamo dentro un ricorso che magari potrebbe addirittura riportare la situazione ex ante quo, e quindi in realtà ci troviamo pure impantanati dentro una situazione ancora peggio, cioè non ne usciamo più, sinceramente. E ultima cosa, è vero, cioè c'è il codice della strada, facciamo riferimento a delle, però un'amministrazione non può dire io ti revoco, a meno che non ci sono dei principi espliciti. E questo lo dice, diciamo, la legge, cioè ci deve essere un motivo giustificato per cui io dico qui non va bene. Quindi c'è un motivo che contrasta con il codice dei beni culturali, c'è un motivo che contrasta con il codice della strada. Sì, probabilmente sì, perché gran parte, diciamo, sono fuori da qualsiasi legislazione, nel senso che limitano la visibilità, limitano la percorrenza, insomma, ci sono delle criticità. E poi ci sono magari motivi igienico-sanitari seri, che questo magari non è il caso perché non sono tante volte dei rivenditori di prodotto alimentare. Però, fatte queste segnalazioni, in realtà veramente la domanda che rimane è, insomma, di che parliamo? Di un atto che abbiamo già votato? Non lo so, forse magari io tra l'altro non faccio neanche parte della commissione commercio, però insomma, essendo stato votato all'unanimità l'ultima volta, veramente questo consiglio, questo no, ma quello che c'era prima già si era espresso, quindi all'unanimità di tutta la sua rappresentanza politica. Poi non so se questo è, diciamo, invece una volontà diversa, proprio voluta, e appunto io non ne vedo le ragioni. Fatto sta che al di là di tutto questo, veramente, se non è una risoluzione non ci facciamo praticamente nulla, perché una mozione non ha alcun senso, diciamo, è un indirizzo politico, ma diciamo non. Purtroppo non ci possiamo fare proprio poco niente, e soprattutto ci sono delle criticità che vi ho esplicitato prima, che magari forse, diciamo, nella commissione preposta sarebbe meglio approfondire e portare avanti. Grazie. Ci sono altri interventi? Il consigliere Candigliota ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Oh, mi fa piacere che avete notato, ma non so se l'avete visto anche sulla mozione, che avevamo fatto una citazione in merito, riconoscendo anche alla scorsa consigliatura, non so se poi avete letto, comunque comincio ad averne qualche dubbio, ma detto questo, volevo, insomma, intanto chiarire, lei come sa, consigliera, io la correggo ogni tanto, ma volevo dire che era la delibera 35 e l'articolo 23 che parlava di ricollocazione. Sa, io ogni tanto devo sì, ma parte dalla delibera 35 con l'articolo 23. Detto questo, noi sicuramente diciamo che abbiamo ritenuto opportuno presentare una mozione in tal senso, in quanto diciamo era già facente parte della nostra comunque linea politica. Quindi, come ben sa, anche nella scorsa consigliatura Coglia ha lavorato in questa risoluzione, perché la vostra era una risoluzione, questa è una mozione. Detto questo, una risoluzione che tra l'altro non parlava neanche di delibera 30, sì, di delibera 35, quindi di ricollocazione, ma parlava solamente di l'ordinanza sindacale numero 8,
che già è per il centro storico e anche l'ex nono, ma non era previsto per il decimo. Detto questo, noi abbiamo pensato e ritenuto opportuno, secondo la linea politica, apportare questa modifica essenziale, riconoscendo nella mozione il lavoro che c'è stato nella scorsa consigliatura, e che oltretutto trova forza nella risoluzione che da voi presentata, quindi voglio dire, vi abbiamo riconosciuto dei meriti, quindi non siamo qua a menar can per l'aria. Diciamo questo, abbiamo tenuto conto dei cittadini, noi era quello che ci interessava, perché chiedevano anche maggiori controlli da parte della polizia locale, quindi è certo. Però vorrei ricordare una cosa, che voi l'avete presentata, avete provato, non siete andati a segno perché purtroppo i fatti sono stati questi. Noi chiediamo di provare anche noi dal momento che è la linea politica nostra, quindi abbiamo visto mai che magari riusciamo a risolvere questo problema, che ne beneficiamo un po' tutti, no? Quindi chiediamo di provare anche noi. Poi vedremo se questa mozione sarà accettata o anche no, insomma. E ci sono state aggressioni, non so se ne eravate a conoscenza, giornalisti nel 16 febbraio del 2016, che facevano, diciamo, una documentazione delle bancarelle legali, parliamo di legali, no illegali, quindi per, diciamo, documentare tutte le irregolarità sui marciapiedi della Tuscolana. E certo, sì, anche in vista delle scadenze di tutte le concessioni di autorizzazioni previste nel 2017, parliamo della Bolkestein, che comunque si suppone che dovrebbero andare tutte a scadenza, ma proprio per questo noi non vogliamo un'azione in tal verso, nel senso, noi vogliamo una ricollocazione. Quindi, tutto sommato, non stiamo facendo un'azione drastica, ma stiamo dando la possibilità a coloro che lavorano di poter continuare la loro attività. Ovviamente, per un motivo di ordine pubblico, non sarà possibile farli rimanere sulla Tuscolana, ovviamente per tanti validi motivi che la mia collega già ha espresso. E aggiungerei una cosa che ritengo molto importante anche nella visione della Bolkestein, che noi abbiamo sposato, cioè non noi, nel senso la regione. E si vuole avere una visione europea, bene, abbiamolo anche sotto questo profilo. Noi abbiamo l'esempio di Madrid, di Barcellona, abbiamo Parigi, Champs-Élysées, non mi sembra ci siano bancarelle per la strada dove realmente apportano anche un degrado urbano. Vogliamo uniformarci alle situazioni europee? Bene, cominciamo con questo. Inoltre, e non so se la consigliera, che ora vedo che è impegnata, Ok, no, la vedevo distratta. Io sono abituato a parlare. Certo, non c'è problema. Il Dipartimento Commercio, comunque, volevo dire che sta demandando tutto al municipio per la gestione degli ambulanti. Quindi le do anche qualche nozione, se le può rigiocare per la prossima volta. Grazie. Grazie, consigliere Candigliota. Ci sono altri interventi? Consigliera Cercuni. Come faccio a non intervenire? Allora, vi dirò di più. Io su questo argomento sono anche molto favorevole, nel senso che nella scorsa consigliatura presiedevo la controllo e garanzie e ci siamo occupati in diverse occasioni della questione bancarelle su via Tuscolana, e mi dispiace che in questo atto non ci sia stato, per esempio, il richiamo ad un elemento fondamentale che
dobbiamo utilizzare per il contrasto a delle situazioni che, come diceva chi mi ha preceduto, sono legali ma che diventano abusive nel momento in cui stanno violando determinate disposizioni, e mi riferisco in particolare a un allargamento sul marciapiede di quanto già attribuito in sede di concessione, delle situazioni in cui vengono appesi insomma, gli oggetti di vendita, e quindi non può che trovarmi d'accordo il fatto di dover trovare una soluzione, ma allo stesso tempo non vedere su questa risoluzione un impegno congiunto con la Polizia Municipale, tanto che ne abbiamo parlato in commissione di questo e della necessità che la Polizia Municipale insieme a questa commissione si adoperi per far rispettare quella che è la legge. L'atto effettivamente mi ha trovato un po' sconcertata, nel senso che non è una semplice citazione, perché ho paragonato parola per parola quello che noi abbiamo votato nel 2015 e quello che ci riproponete. E a parte 4-5 righe è identico, cioè praticamente io oggi come consigliere sono stata chiamata un anno fa a votare un atto e oggi vengo richiamata a votare lo stesso atto, cioè lo stesso indirizzo politico. Me lo ritrovo a fare sempre da opposizione, a me non è che è cambiato tanto, cioè ero d'accordo prima e lo sono anche adesso. Ma ecco, trovo alcuni punti poco chiari. E mi spiego meglio, così dopo magari se hanno i 5 minuti di chiarimento me li possono dare, perché non avendola discussa, e questo lo spiego, non è che sono meno intelligente degli altri, è che non avendola discussa nella commissione preposta, io oggi devo fare qui le domande alla Presidente, a chi può rispondere, all'assessore, per capire meglio. Allora, diciamo di escludere nuove assegnazioni, revisioni o successioni di banchi fissa di competenza municipale. Praticamente quello che poi farà la Bolkestein. Allora io mi sorge il dubbio e mi dico, abbiamo manifestato tra l'altro insieme, cosa che penso non è mai successa, davanti a Parlamento e a Comune contro la Bolkestein, e oggi mi si ripropone la stessa direttiva che viene fatta, cioè che viene indirizzata nella Bolkestein, primo punto. E sempre collegata a questo primo punto, mi è sembrato strano, perché io poi ho letto la convocazione della commissione di lunedì e mi dice individuazione aree per ricollocazione bancarelle. Allora non riesco a capire se si capisce bene ed è chiara la differenza tra banchi fissi e commercio degli ambulanti, perché poi se mi si chiama lunedì a chiedere la ricollocazione, le aree di ricollocazione delle bancarelle, allora cioè, su cosa decidiamo noi? Su quello che non possiamo decidere, che è competenza comunale, ossia quello che chiedete al punto 2, cioè gli ambulanti, o lunedì parleremo delle assegnazioni dei banchi fissi di competenza municipale, i quali non ci saranno più, perché qua stiamo chiedendo di escludere non solo nuove assegnazioni ma anche revisioni e successioni, quindi noi questi li facciamo sparire. E allora lunedì io di che parlo? Di una cosa che cioè non è competenza mia, di competenza del comune? Allora, e faccio, apro e chiudo parentesi, io sento molto spesso anche in commissione situazioni per le quali, e prima l'ho sentito dire dal consigliere Pompei, il municipio è chiamato solo con un potere consultivo. Allora o questo municipio, ma l'abbiamo sempre detto questo, o questo municipio sbatte i pugni e si fa carico anche presso le istituzioni comunali di dire io sono l'ente più competente a decidere su quello che mi succede, perché il problema delle bancarelle è proprio questo, è che un po' il municipio, non voglio dire se ne è lavato le mani, ma non ha sbattuto i pugni per decidere insieme al comune o insieme agli uffici competenti dove dovevano essere collocate. Chiusa parentesi, nel senso che noi ci dobbiamo riappropriare, se no ragazzi, se non siamo competenti in niente, sapete, cioè chiudiamo il municipio, perché cioè, non stiamo qua a fare nulla, a esprimere pareri, che tanto diciamocelo tra di noi, tra tutti quelli che ci guardano, non gliene frega niente al comune, questa è la verità, perché non sono pareri vincolanti. Riapro il discorso di prima, quindi mi sembra un po' strano questo primo punto sui banchi fissi di competenza che stiamo municipali, cioè i nostri, che stiamo non riassegnando, non revisionando e neanche facendo in modo che ci siano successioni, che è legittimo ed è quello che chiede la Bolkestein, anche se poi abbiamo manifestato contro, e quello che poi andremo a fare nella competente commissione municipale, che è quella del commercio e che mi chiede lunedì di individuare aree per ricollocazione bancarelle. Cioè quale bancarelle vado a ricollocare? Quello che non posso
cioè quelle che non ho, che sono di competenza del comune, perché le mie tanto non ce l'ho più se attuiamo questa cosa. E mi è sembrato un po' strana. Detto questo, poi tante altre cose sono state dette dal PD, però io voglio sottolineare una cosa, e forse è stato, e lo ammetto, una mancanza nella scorsa consigliatura nel votarla, perché effettivamente leggo estendere a tutto il territorio del municipio 7 all'interno del GRA. Quelli che stanno fuori si ritrovano i casotti di bancarelle sommersi uno sull'altro. Questo però dipende dal fatto che voi l'avete preso, perdonatemi se ve lo dico, tu cur dalla scorsa e messo in questo, nel senso che anche la scorsa era sbagliata. Cioè, escludere semplicemente l'extra gra per poi ritrovarsi cosa? File di bancarelle tutte all'extra gra, perché su questo non l'abbiamo messo, secondo me è un po' una mancanza. E quello che ho detto alla fine, e volevo ripetere, è il ruolo fondamentale della Polizia Municipale. Cioè, è ottimo, e anche questo mancava nella scorsa volta, cioè nel senso che non c'era la scorsa volta, quindi magari questo potrebbe essere spunto invece, e io magari lo chiedo, mi verrà rifiutato, però per discuterne, tant'è che abbiamo una convocazione proprio lunedì mattina sull'argomento dell'area per la ricollocazione delle bancarelle, per richiamare il ruolo della Polizia Municipale, senza la quale, anche se noi ricollochiamo le bancarelle, in realtà il problema si riproporrà, perché noi le bancarelle pensate che le possiamo mettere su un'area, cioè fuori, non fuori dal grande raccordo, ma addirittura all'esterno del municipio, lo metteremo in una via, in una strada, in una postazione dove comunque c'è un flusso di persone, e là il problema dell'ombrellone troppo grande, del non più dei 3 metri per 4 ma che diventano 10 per 3 si riproporrà. Quindi o noi entriamo nell'ottica di dover colloquiare con le altre istituzioni municipali, o con le altre, con gli altri uffici municipali, o penso che sia poco utile. Detto questo, vi dico la verità, sono molto combattuta personalmente, parlo, sul votarlo e non votarlo, perché la scorsa volta ne avevamo parlato in commissione sempre commercio, nell'ultima consigliatura, effettivamente era stato un lavoro di commissione, fatto mediamente bene, perché vi ho segnalato che c'erano delle imprecisioni anche l'ultima volta che lo abbiamo votato. Per questo la mia richiesta, ed è una richiesta personale, è in realtà quello di volerlo riportare in commissione, tanto l'atto non è che cambia, modificarlo come risoluzione, perché effettivamente così non può essere immediatamente esecutivo, cioè nel senso non ha poi una concreta attualizzazione, e inserire quei punti che in realtà ad oggi mancano. Cioè, io fossi, ve l'ho già spiegato, fossi uno che sta nell'extra grad, dico, ma io sono un cittadino di serie B? Cioè il mio territorio vale di meno, e quindi mi dite che all'interno del GRA le possiamo mettere e fuori il GRA, cioè potete piazzarci quello che volete? Io su questi punti starei attenta, ma semplicemente perché se dobbiamo tutelare il territorio, perché questo è il fine ultimo, dal degrado, da tutta una serie di abusi che ne sono stati fatti negli anni, cioè il fatto che c'è un codice della strada che non viene rispettato è evidente, il fatto che l'Appia la mattina sia bloccata perché 4 furgoni sono in doppia fila è evidente, diventa una strada a grande viabilità ad una carreggiata, è evidente. Quindi secondo me questo è un argomento di cui parlare, e di cui parlare fortemente anche con la Polizia Municipale, perché se in quel momento la Polizia Municipale non passa a sbrogliare una situazione, oggi può essere un camioncino, ma domani ricollocheremo le bancarelle e si bloccherà nella strada dove piazzeremo le bancarelle. Quindi ci vuole poco. La mia proposta io l'ho fatta, ed è una proposta, penso, in questo caso non contro il movimento, non contro la maggioranza, ma semplicemente di buon senso anche verso chi, insomma, si vede un po' leso da questo atto. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti? Sì, qualche consigliere che mi ha preceduto ha detto che già nel passato, adesso non so in che mese è stato presentato
negli anni passati, nel 2015, e già è passato perciò quasi un anno. E oggi riparliamo della stessa cosa, purtroppo senza averla risolta. Adesso non è solo il caso, se parliamo no, due volte di una cosa, ma che non abbiamo risolto purtroppo questo problema, che è un problema grave. Il consigliere che stava con me in nono municipio ricorda le battaglie che abbiamo fatto sull'Appia, l'impossibilità di camminare per i pedoni all'Alberone, la impossibilità di camminare sul marciapiede, cioè stiamo parlando non di marciapiedi parzialmente occupati, dell'impossibilità di camminare sul marciapiede davanti all'Alberone. Perciò è una battaglia che senz'altro va fatta, va condivisa, e il discorso chiaramente poi ancora di più è grave sulla via Tuscolana. Perciò voglio dire, rispetto a questo non ci piove. Certo, ci sarà un lavoro importante da parte della Commissione sulla ricollocazione, perché per dare la stessa capacità di guadagno a chi noi spostiamo in altre parti, per gente proveniente dall'Appia e della Tuscolana, io non so se saremo in grado nello stesso municipio di dare delle sedi che corrispondono appunto alla stessa capacità di guadagno. Ecco, rispetto a questo però una ricollocazione ci dobbiamo sforzare di farla, perciò voglio dire, questo senz'altro. Perciò io rispetto a questo non posso essere, rispetto a questa mozione non posso essere assolutamente contrario, perché sono battaglie che io condivido e che abbiamo fatto anche nel passato. Altri interventi? Consigliere Pompei. Io prendo la parola soltanto per dire che apprezzo fortemente, che apprezzo convintamente il discorso che ha fatto la consigliera Cerconi, che fa partire quello che lei dice dallo stato della realtà, cioè prima esamino la realtà delle cose. Consigliere Pompei, si deve alzare. Sì. Giustamente la decisione politica non può che partire dalla realtà delle cose. E praticamente l'azione politica deve poi proporre cose possibili secondo la realtà delle cose e le possibilità di modifica delle stesse. Se però questo vale per le bancarelle, deve valere per tutti gli argomenti che vengono dedotti in quest'Aula. Ho finito. Altri interventi? Scusa. Consigliere Carlone. Vengo stimolato da tante cose, purtroppo io parlo sempre poco perché non sono un oratore, non lo sono mai stato. Io parlo per esperienza, perché l'ho vissuto di persona sul territorio dal lontano 1973. Questa battaglia è stata condotta sempre, non solo adesso, ma non si è mai risolta. Ho visto occupare il Campidoglio per questo problema del commercio su aree pubbliche, non si è risolto il problema. Ho visto da 45 anni, oramai sono quasi 45 anni, via Sannio, che è uno schifo, è sempre stato uno schifo. Io ci ho fatto servizio 4 anni a via Sannio e c'era qualche po' d'ordine, ma ho rischiato pure le botte, ho rischiato perché si facevano giochi illeciti e tante altre cose, quindi e nemmeno quello si è risolto. Viale Castrense, dove sono successi dei disordini, perché anche lì veniva fatto un mercato da parte di abusivi, e nemmeno lì abbiamo risolto niente. La politica ha voluto sempre mettere bocca in queste cose, però poi ci sono i movimenti, teniamone conto di questo, perché come noi ci muoviamo qui domani, se l'argomento che si va a trattare, domani abbiamo la sala piena di commercianti qua, che magari ci minacceranno, e allora dobbiamo avere il coraggio di affrontarle queste cose, ma con pugno duro. Il comandante dell'Appio, proprio nella commissione che abbiamo avuto sul commercio, ci ha dato un indirizzo, il comandante Botta, tanto per fare pure il cognome, perché tanto è lui ancora il comandante, ha detto: vogliamo risolvere il problema. E qual è il problema? Si risolve in un attimo. Facciamo una corsia per i bus su via Tuscolana col divieto permanente di fermata e abbiamo risolto il problema. Abbiamo tolto tutte le rotazioni.
anche i parcheggi. Ma che ne pensa il Dipartimento? Che cosa ne ha pensato mai il Dipartimento? Hanno continuato a dare le concessioni via Colle Albani, sono state date 4 concessioni o 3 concessioni, ma chi gliel'ha mai chieste come municipio? Non hanno manco mai chiesto il parere al municipio. Quindi, riallacciandoci al discorso pure della collega Cerconi, non ci si filano proprio sta gente. Bisogna che gli diamo veramente un input a queste persone, a che ci sentano un po' di più, perché il territorio lo richiede, magari maggiori controlli, come sono stati fatti sempre, come stanno facendo in questi giorni. Non so se avete letto i giornali, via Sannio ha già hanno fatto 2 operazioni, grandi operazioni di sequestro di merce e tutto quanto. Questo va fatto giornalmente. Il vigile che sta su via Tuscolana, se mette su via Tuscolana come mi mettevo io tempo fa su via Appia, non facevo fermare una macchina, ma dice questo è scemo. No, è quello che si deve fare, l'opera di prevenzione che io passo oggi con l'iPhone, come si chiama, e faccio la fotografia. Non ho risolto il problema, perché comunque quel cittadino domani rifarà la stessa infrazione, però fra 30 giorni si trova 30 contravenzioni sulle spalle, come le paga? E allora ben venga che il vigile fischia, dice tu non ti fermi, magari rischierà pure le botte, non è un problema, però comunque l'abbiamo tolto, non le abbiamo permesse di fare l'infrazione. Ecco dove sta capillarmente le cose. Deve essere come la goccia d'acqua. Per 20 giorni, un mese si fa quel tipo di servizio, abbiamo tolto il problema. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carlone. Ci sono altri interventi? Consigliere Steritano. Grazie Presidente. No, porto anch'io un contributo a questa chiacchierata, che mi aspettavo di venire in commissione e parlarne prima. Devo dire che l'altro giorno in commissione la Presidente della Commissione ha detto dobbiamo parlare di questo argomento, però devo andare prima al Comune di Roma. Comune di Roma, io devo confessare che quando nella scorsa consigliatura facevo parte della Commissione Commercio, avevo accanto a me il consigliere Coglia, che era seduto dove adesso si siede anche il consigliere Pompei. E che cosa diceva il consigliere Coglia? Che dobbiamo togliere le bancarelle di via Tuscolana. E noi, la Regione, ci ha provato il primo Rutelli, il secondo Rutelli, il primo Veltroni, il secondo Veltroni, il primo Alemanno, il primo Marino, e non ci sono riusciti. Mo capisco, questi sono incapaci, politicanti di 4 soldi, delinquenti di 4 soldi. E io pensavo che adesso, appena arrivava il consigliere, la prima cosa che faceva in Campidoglio era che toglieva le bancarelle di via Tuscolana, di via Appia, dove lui in questi 7 mesi ha chiesto il consenso e ha avuto ben 600 voti, che 600 voti butteli via. 400, no, pensavo 600. Detto questo, come si fa questo? Mi compiaccio che questa sera in aula c'è anche l'assessore di competenza. È semplice, l'assessore, il presidente della commissione, mette in aula una delibera, non una mozione, una delibera, e dice da domani via Tuscolana si tolgono le bancarelle, punto. Si va in aula consigliare comunale e si tolgono, intervengono i vigili, interviene la forza pubblica e li mandano via. Dove andranno poi questi signori? Perché giustamente il consigliere Coglia oggi si rende conto che parlare è un conto, amministrare, governare è un altro. Bisogna governare adesso tutti i processi, perché come diceva bene il mio amico consigliere Carlone, è difficile fare una cosa, perché il giorno dopo avranno l'aula di tutto e di più. Certo, naturalmente chi va per questi mari, come giustamente dice il consigliere Giuliano, certi pesci prende. Ecco, questo voglio dire, attenzione, ma no che uno quando va in un certo
in un certo aula deve aver paura di quello che può pensare il cittadino in aula. Il cittadino va rispettato, però se questi ti arrivano con pomodori, accendini, e posso fare un elenco, carta igienica, soldi finti, ne abbiamo visti di tutti i colori. Ma per carità di Dio, noi ci vorremmo pure divertire, voteremo quest'atto della signora che sinceramente è un atto, una mozione non si nega a nessuno, tanto non cambia niente. L'assessore ne prende atto, dice vabbè non ce l'ho, la facciamo la prossima volta. Passano 3 anni, 5 anni in una maniera velocissima. Io adesso mi auguro che adesso il presidente della commissione lavori e commercio dell'ottavo dipartimento mette d'accordo tutti i sindacati, perché nel momento che tu, uno sposta una bancarella parte subito il ricorso, e prima che abbiamo la risposta del ricorso la rimettono lì. Non so se l'assessore sicuramente sarà esperto di queste cose, però ecco, come dico, possiamo evitare, ma se facciamo un lavoro in commissione serenamente e pacatamente, con l'umiltà, con la voglia di fare, perché non è che abbiamo la bacchetta magica, e non avranno la bacchetta magica nessuno in questa città, che ci sono 20 città italiane con scarsi uomini, uffici, dipartimenti. Oggi si è dimesso perfino il responsabile della ragioneria. Sinceramente, dopo di questo, io sinceramente, è sempre peggio. Noi vorremmo finire questa consigliatura, perché riaffrontare un'altra campagna elettorale sul territorio è complicata. Bisogna andare lì a richiedere i voti a chi ci ha votato, e sinceramente è patetico, anche perché non riprenderesti gli stessi voti, ve lo assicuro io. Grazie. Ci sono altri interventi, vorrei comunque chiedere l'Aula di rimanere aderenti ai temi e di non divagare, di non nominare persone che magari non sono presenti e che non possono ribattere, perché non mi sembra corretto. Ci sono altri interventi, c'è il consigliere Giuliano, facoltà di parola. Grazie Presidente, colleghi. Allora, Fratelli d'Italia al gran completo sono intervenuti tutti e tre. Dice perché? Perché alla fine questo è un argomento che a noi è sempre interessato, e faccio presente che non è facile, perché noi siamo tra l'incudine e il martello, perché noi siamo sempre stati opposizione, per cui abbiamo avuto a che fare con il PD e adesso avremo a che fare con voi. Però quello che non cambia è l'interesse. Quindi io cerco sempre di riprendere il ragionamento e dire, come prima abbiamo detto e abbiamo fatto, insomma, abbiamo preso lo spunto della mozione, perché finché si parla di mozione è un atto di indirizzo, per l'amor di Dio, cioè la politica, ogni consigliere può e politicamente può dare il suo parere. Poi se entriamo nella parte risolutiva, la parte deliberativa, allora facciamo un altro tipo di lavoro. Quindi al di là di quello che è scritto qui, che può avere comunque delle imperfezioni o va bene o aggiustamenti, quello che sia, noi siamo favorevoli all'idea, è ovvio, come prima eravamo favorevoli al ragionamento, no? Che è stato posto nell'altra mozione. Oggi siamo favorevoli anche a questo discorso. Certo che ci viene, e il dubbio qual è? Il dubbio è che comunque sia c'è una sorta di, come si dice, di posizionamento un po' futuristico, no? Un po' utopico, dice oddio, ma cioè, cercheremo di toglierli, di mandarli tutti via. Ora a me mi dà, come si dice, lo spunto a un titolo, no? Ci riusciranno i nostri eroi? Io ve lo auguro, ce lo auguriamo. Certo che non è questo argomento, e avete fatto bene a dirlo, perché sennò sarebbe stato veramente da ridere, non è che nasce oggi, nasce al di là dei tempi, insomma, no? Avrà almeno 20 anni che c'è sta roba, quindi non è che oggi mi dite voi e dite abbiamo capito qual è il problema. No, avete fatto bene a dirlo, che è una conseguenzialità di un lavoro. Certo, è anche lecito dire ma c'era un atto
già approvato, dice però perché serve quest'altra mozione? Io lo chiedo, spero che qualcuno prima che si concluda il consiglio possa rispondere in tal senso. Poi è normale che si andrà lunedì, non lo sapevo perché io non faccio parte da commercio, si entrerà nel merito e quindi sarà un po' più chiaro il tutto, ma è ovvio che sapere perché comunque vi serve questa mozione e non andare appunto a fare un lavoro nonostante ci sia l'intervento, perché la mozione può essere presentata e quindi chi la presenta non è che scompare, no? Di punto in bianco, però dice poi si fa un lavoro di commissione e diventa una risoluzione della commissione. Chi l'ha proposto rimane, non è che va via, cioè non è che dice sai, si perde. Chi ha avuto comunque diciamo l'iniziativa non è che si cancella, però diventa poi lavoro di commissione perché ha bisogno di una forza diversa da un atto politico. Quindi la divisione che va fatta è tra atto politico e poi atto risolutivo, che contiene la politica ma contiene anche come tu vuoi risolvere, cioè qual è il modo e la maniera per poter arrivare a quel risultato, perché poi bisogna vedere se servono dei soldi, quindi se impegna il bilancio o se non impegna il bilancio. Quindi è un atto più completo. Quindi se qualcuno sa rispondere al fatto perché vi serve questa cosa, al di là che è già stato approvato, eccetera, eccetera. Poi, come, quindi per quanto ci riguarda sarebbe meglio una risoluzione, è ovvio. Poi comunque c'è anche un altro ragionamento, cioè noi pensiamo che le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti, non è che uno è contrario a un certo tipo di lavoro. Uno è contrario al fatto che non vengano rispettate le regole, uno è contrario al fatto che c'è qualcuno che poi si approfitta di alcune situazioni a discapito di altri, uno è contrario al fatto che poi comunque sia c'è un impedimento per quello che è la sede pubblica, quindi le strade, il percorso, la percorribilità, la viabilità, eccetera, eccetera. Quindi uno è contrario a questo, non a quel tipo di lavoro. È normale che questo debba essere però messo in una cornice e quindi con il dipartimento deve essere fatto un lavoro, perché o diamo tutto al dipartimento e spingiamo al dipartimento affinché si muova in un certo modo su Roma o nei municipi che ne fanno richiesta, oppure il dipartimento dà le rotazioni, le itineranti, come si chiamano, eccetera, eccetera, al municipio e quindi il municipio è competente di questo, perché qui ci sono licenze municipali e licenze dipartimentali su questo municipio. Io non ne so adesso l'esatta divisione, però sono due tipi, municipali e comunali. Quelli municipali capisco pure che possono essere cioè spostati dal municipio, perché se fa un'azione lo può fare, la date, le sposta e le governa. Quelli dipartimentali non lo so come è il percorso. Quindi per chiudere, non si può non essere, secondo il mio modesto parere, d'accordo in un indirizzo politico come abbiamo fatto prima. Quindi noi, per quanto ci riguarda, Fratelli d'Italia, non siamo coerenti in quello che facciamo, per cui non è che votiamo a prescindere no o sì perché dobbiamo andare contro qualcuno e qualcosa. Noi entriamo nel merito, facciamo una opposizione di merito. Era una cosa che avevamo già lavorato in precedenza, chi ci stava nella scorsa consigliatura e ancora prima, come ha detto prima il consigliere Carlone, e non possiamo non esserlo oggi. Chiediamo a voi di poter utilizzare uno strumento più idoneo possibile al fine di risolvere definitivamente la questione. Viene un po' da sorridere, non perché voi diciate delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ma perché la difficoltà nei tempi ha dimostrato il contrario. Però se ci volete provare, noi l'appoggio, votiamo. Il consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Grazie consiglieri. Volevo solo un intervento brevissimo per dire quello che già ho ripetuto in qualche commissione. Mi piacerebbe che alcuni atti già depositati venissero resi esecutivi. C'è niente di male se noi, o meglio, il presidente di questo nostro municipio prende l'atto numero 2 del 2015 e gli dà esecutività. Cioè, voglio dire, l'ho detto per altri atti, è una buona abitudine,
quello di cestinare magari le cose che vanno fuori dal vostro indirizzo, ma un atto già, mi crede, io l'ho guardato attentamente, è identico. Allora, oppure si vuole riproporre un indirizzo politico non attraverso una mozione, no? Ma non si può, si deve cassare il quarto punto, perché in una mozione impegnare ad attivarsi presso la sindaca non si può scrivere in una mozione, si scrive in una risoluzione, perché si può, una mozione riguarda tutto quello che può espletare direttamente il presidente del municipio. Quindi il quarto punto dell'impegna, se lo guardate attentamente, come di, allora quindi io inviterei a percorrere due strade, una di scegliere, dice ci vediamo in commissione per elaborare un documento più forte dove troviamo delle strategie, delle strade corrette, perché io ho chiesto pure al mio collega che vi ha preceduto come mai, e ha detto ma tengono famiglia, questa è stata la risposta quando io ho detto ma perché non provvedi adesso tu che sei stato tanto combattivo rispetto a questo problema, ma tengono famiglia, non so, pure noi tengono famiglia, tengono famiglia, è giusto, cioè valutare tutti alcuni aspetti importanti di chi lavora, perché spesso, cari consiglieri a 5 Stelle, chi lavora lì non è mica il detentore del titolo della concessione, sono, come dire, manovalanze di basso profilo che utilizzano alcuni potentati. Quindi una lotta importante che noi dobbiamo fare, però scegliamo gli strumenti corretti. Vi prego, perché una mozione che attivarsi presso la sindaca al fine, e che attivarsi presso la sindaca, se è una mozione o deve fare direttamente il presidente. Mi taccio dicendo che sono ben lieto se, come dire, l'estensore, la presidente della commissione commercio ritirasse l'atto e decidesse di lavorare in commissione per una proposta corretta, congruente anche rispetto alla ricollocazione, che è l'asterisco che avete programmato e attivato nella medesima mozione che impegnate. Ricollocazione invece di revoca. Grazie. Allora, vorrei cedere la parola alla consigliera Cerchioni, che ha chiesto di fare un chiarimento, e prima volevo solamente ribadire il fatto che in una mozione si può impegnare la Presidenza e la Giunta ad attivarsi presso il sindaco o la sindaca, questo è stato fatto anche in altre mozioni precedenti, vi prego di ricontrollare, quindi è assolutamente possibile. Adesso la parola alla consigliera Cerchioni, grazie. No, solo per chiarire una cosa, il merito della mia richiesta non era, forse non mi sono spiegata bene, non era solamente su mozione e risoluzione, possiamo rifare una mozione se è la stessa cosa per voi, ma sul riportarla lunedì senza bisogno di una modifica in realtà dell'ordine del giorno, perché abbiamo già la discussione, come già vi dicevo, sull'individuazione aree per ricollocazione bancarelle, e potremo discuterla in quel contesto inserendo anche appunto gli elementi che ho detto prima nella discussione e che non sto qui a ripetervi, e se era possibile avere dei chiarimenti in merito al ruolo di questo municipio e in realtà i punti che ho spiegato prima proprio dall'assessore, che insomma mi sembra la persona che ha avuto più rapporti con il dipartimento e con la commissione capitolina. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono risposte? Se è un chiarimento a un precedente intervento, sì. Se è una cosa aggiuntiva, no. No, può rispondere un altro consigliere, per favore? O la Presidente della Commissione, se siete interessati? No. No, perché non ho capito. Scusate, cioè nel senso... Ho chiesto alla Presidente della Commissione se era interessata al ritiro dell'atto. Mi ha risposto no. Ah, non è interessata al ritiro dell'atto per rivederlo in Commissione. Invece l'assessore neanche, per intervenire. No, cioè, l'assessore se vuole intervenire può intervenire, assolutamente. Sì, certo,
La parola all'assessore Accoto. Grazie Presidente, gentili consiglieri, aspettavo di intervenire che voi finiste tutti quanti. La mozione in questo caso è stata presentata perché abbiamo una certa pressione, ovviamente questo non lo sapete perché sta succedendo tutti in questi ultimi giorni, da parte del Dipartimento, nella figura della dottoressa Sari, in quanto tutto passerà nelle mani del municipio, o almeno si sta facendo perché tutto venga gestito dal municipio e non più dal Dipartimento. Vedremo quando sarà possibile farlo, però soprattutto per ciò che riguarda le rotazioni. Quindi circa esattamente una settimana fa in commissione dall'assessore Meloni è stato convocato l'ufficio commercio nelle figure della dottoressa Parlati e della signora Patrizia Taffoni, che si occupano di licenze e occupazione in suolo pubblico, a cercare di dare il più possibile le geolocalizzazioni che ci sono attualmente delle bancarelle in atto e prevedere gli eventuali spostamenti. Questo a fronte anche del fatto che via Tuscolana sarà una delle vie, ed è una delle vie all'attenzione dell'ufficio della mobilità, perché dovrà essere fatta una pista ciclabile. Dovrà essere una via sulla fattispecie delle vie delle grandi città europee. In questo caso è prevista una pista ciclabile adiacente al marciapiede che c'è attualmente, dove sostano le bancarelle. Quindi le bancarelle dovranno essere obbligatoriamente spostate perché accanto alla ciclabile verranno lasciati i parcheggi dedicati alle autovetture, quindi non verranno spostate, perché dagli studi fatti e da un progetto che ci è stato presentato risulta esattamente la ciclabile che va a prendere una postazione dei parcheggi delle autovetture e il parcheggio che verrà affiancato alla ciclabile va a prendere la seconda fila, la doppia fila che si viene a formare oggi sulla via Tuscolana. Le macchine continuano a passare tranquillamente. Si restringe, se voi ci fate caso, quando andate su via Tuscolana, si restringe esattamente nella maniera in cui c'è la doppia fila. Io capisco forse l'ignoranza in materia. Bisogna prenotarsi, però. Sì, bisogna prenotarsi, per favore. Nella viabilità. Voglio un po' allargarmi sull'argomento, non so se ho dei minuti contati, ma ci sono diversi argomenti da trattare. E mi fa piacere intervenire in questa commissione perché vi devo portare anche a conoscenza di quello che viene fatto in dipartimento e in comune, quindi che poi non vi viene trasferito se non in questi ultimi giorni, quindi colgo l'occasione per farlo. Quindi mi piace che anche l'opposizione venga a conoscere tutto ciò quello che accade, quindi non mi metto soltanto dal lato di chi governa, ma anche deve essere a conoscenza di chi è l'opposizione. No, è dovere. Quindi questo qui è quello che si sta facendo per cercare di dare maggiore viabilità alla via Tuscolana, che ci sia maggiore fluibilità, perché proprio anche la presenza della polizia locale e dell'esperienza della polizia locale, attualmente forse la persona più esperta è proprio il comandante Botta, perché è stata la persona che ha rivisto la viabilità su altre città, compreso anche quella che c'è davanti alla stazione Termini, e c'è stata maggiore fruibilità, cosa che prima non c'era, quindi l'idea è stata sua. Questo farà in modo che la viabilità e le intersezioni che ci sono attualmente su via Tuscolana ce ne saranno sempre di meno, o meglio, le intersezioni che vanno sulle vie ce ne saranno, si pensa, soltanto due che entrano verso via Tuscolana e le altre andranno verso l'esterno, quindi sulle parallele. A fronte di questo si sta pensando appunto di ricollocare i banchi, che non devono essere tolti, perché io sono del parere che vanno ottimizzati, vanno aiutati nello sviluppo del commercio e non abbandonati. Ce ne sono diversi esempi, io ho l'esempio ho studiato all'Università a Bologna e ho l'esempio della Montagnola, non so se l'avete mai visto, è un mercato chiuso all'interno di una grande piazza che viene fatto al sabato e alla domenica, ma ben strutturato.
un po' se la sono cercata, diciamo, i commercianti di bancarelle su via Tuscolana, perché l'hanno lasciata in uno stato d'abbandono. Cioè loro, la normativa, la 35, parla chiaro, dove dice che il massimo che può essere occupato è di 12 metri quadri, fino a 12 metri quadri, quando noi sappiamo tutti che sulla via Tuscolana ci sono fino a 30 metri quadri calcolati. Oltre a questo abbiamo notato, e ho contato personalmente nei giorni scorsi, 29 bancarelle con le rotelle che circolano sulla via Tuscolana. Quindi capite bene l'intreccio che si crea. E non solo, avrete anche notato, chi ha avuto la fortuna di vedere quello che era via Tuscolana ieri, con lo sciopero in atto, l'ho notato mentre andavo a Piazza della Repubblica perché ero alla manifestazione. E abbiamo ricevuto diverse email e telefonate da parte dei cittadini che dicevano che sarebbe stato bello ritornare ad avere via Tuscolana come era una volta. La possibilità di incontrarsi, di chiacchierare, di godersi la via Tuscolana, di godersi i negozi. Quello che non capiscono, io premetto, da direzione commerciale di società italiane o di multinazionali, quindi mi sono sempre occupato di vendita indiretta, vuol dire che non di aziende che si occupano di vendere direttamente al singolo, al mercato delle aziende pubbliche, private o delle aziende residenziali, o al singolo cittadino. Noi abbiamo sempre cercato di far crescere i partner all'interno delle aziende. Quindi per noi, che siamo qui in politica, i nostri partner sono anche i cittadini e sono anche i commercianti. Quindi l'obiettivo nostro è quello di far crescere il commerciante in maniera ottimale e non in maniera denigrante anche nei loro confronti. Perché il commerciante vero e proprio, quello che è, tutte le mattine alle 5 si piazza su via Tuscolana, apre l'ombrellone, stende la bancarella, stende i panni, mutande e calzini, che sono sgradevolissime da vedere, soprattutto per la parte nostra che ci abitiamo, un po' meno per i turisti perché non è valorizzata come via, e stiamo lavorando anche sul tavolo del turismo per valorizzare la via Tuscolana, la via Appia, portando i turisti. Questo fa sì, la necessità è che troviamo con l'impegno comune degli spazi, 2-3 spazi da poter proporre anche all'ufficio tecnico e alla polizia locale per delocalizzare le bancarelle, i commercianti, ma darle anche un degno posto dove poter aprire le proprie attività e commercializzare i loro prodotti in regola con quelle che sono le normative. E allo studio anche una modifica della delibera 35 del commercio suolo pubblico e anche di tutto ciò che riguarda la commercializzazione anche di alimenti e di somministrazione. Questo porta sicuramente, come avrete avuto modo di vedere nelle città europee, che è stata ristrutturata il commercio degli ambulanti, quasi tutti sono stati messi in delle aree o in dei posti fissi, guarda mercati, hanno avuto un'evoluzione e una crescita, ed è quello che vogliamo fare, cioè non vogliamo assolutamente abbandonare. È chiaro che le categorie dei sindacati si opporranno perché secondo loro è una perdita di commercio togliersi da via Tuscolana, ed è la stessa ideologia che si sono fatti i commercianti di quando vengono rese pedonali alcune strade. Si crea un'inversione del commercio, perché in quel caso, e rendiamoci conto, penso che l'abbiamo fatto tutti e lo continuiamo a fare ancora, quando io vado a fare un acquisto su via Tuscolano o su via Appia, che non trovo parcheggio, che non ho modo, visto che io abito all'Extragata, di arrivare anche con i mezzi pubblici, alcune volte sono costretto a lasciare, ahimè, la macchina in doppia fila, andare a fare la compra frettolosamente e ritornare in macchina. Se invece avessi la possibilità di parcheggiare, di utilizzare il mezzo pubblico, arrivare su un'area pedonale, vedere con calma le vetrine, la mia mentalità mi porterà sicuramente a spendere di più e meglio. Questa è una statistica che si ha in tutte le città, anche italiane, e in tutte le aree dove si è reso disponibile l'area pedonale. Ovviamente via Tuscolana non sarà resa pedonale, però sarà resa tale anche da poter dare disponibilità di OSP maggiori, soprattutto ai bar, a chi fa somministrazione, pizzeria al taglio,
quindi credere e dare la possibilità alla via Tuscolana di fruibilità della cittadinanza, quindi godersi la via, incontrare con le persone, avere la possibilità di confrontarsi, di discutere e godersi anche via Appia, certo. Questa è l'idea e l'incontro che è stato fatto per la mozione, perché proprio il Dipartimento ci sta chiedendo di arrivare a dare delle localizzazioni reali, perché in questo momento navigano a vista se non al buio il Dipartimento, quindi non sanno neanche loro come vengono date, come sono state date licenze, quante ce ne sono. Sì, amore, ci arriviamo. Chiede di trovare di delocalizzare, di trovare dei posti per gli ambulanti. Io vi sto portando un po' sull'argomento quello che si parla in commissione dall'altra parte e quello che il Dipartimento sta chiedendo. In questa maniera, e poi ritorno anche, e apro e chiudo parentesi, del mercato della Nagnina. Abbiamo visto ieri tutto quello che è successo, gli articoli che hanno fatto, ci hanno caricato sopra, il commercio che viene abbandonato, l'AMA che non passa a fare le pulizie, non è così. L'AMA passa regolarmente a fare le pulizie, da norma dice che devono essere gli ambulanti a pulire il loro spazio, anche se poi il giorno dopo non ritornano. 40 e 41 anche del regolamento della... 40 e 41 dei regolamenti anche dell'AMA per quanto riguarda la pulizia. In quel caso loro i bidoni ce li hanno a disposizione e possono regolarmente lasciare il materiale differenziato, perché l'AMA passa regolarmente. Se lo abbandonano al centro dello spazio dove l'AMA non può passare, lì rimarrà, se non alcuni cittadini che poi di loro a buona volontà, compreso anche quello che abbiamo fatto noi un mese fa, compresa la Presidente, siamo andati a pulire il piazzale. E malgrado tutto i commercianti che erano lì si mettevano quasi a ridere per quello che veniva fatto. Quindi è anche una mancanza di consapevolezza da parte del commerciante come sfruttare l'area, cioè quasi di menefreghismo, e in questo caso si danno la zappa sui piedi perché non fanno altro che inimicarsi la cittadinanza. Altro argomento che volevo rispondere, che mi era appuntato, quindi per l'assegnazione dell'area dobbiamo decidere, si deve decidere, dare dei punti di riferimento, perché poi ci saranno l'ufficio tecnico e la polizia locale a dare fare le loro considerazioni e comunicarlo al Dipartimento. La delibera 35, la modifica che deve essere fatta e quindi che ci stiamo già lavorando, sarà uno dei prossimi argomenti sicuramente che ne parlerete in commissione per dare dei suggerimenti a come apportare delle modifiche, che poi ne parleremo in commissione. Vorrei rispondere anche alla consigliera Cerconi che parlava dello spostamento delle bancarelle tutte in extra gra. Non è così, in extra gra non ci vuole andare nessuno perché non è transitabile. I commercianti, già alcuni casi che abbiamo visto di mercati che erano state date le concessioni, i mercati saltuari o quelli settimanali, sono quasi morti tutti, perché poi, ripeto, essendoci poca transitabilità ed essendo ormai quartieri soltanto dormitorio, non tutti possono essere dati al sabato, e quindi è per questo che non si faranno e non si sposteranno verso l'esterno. Ci sarà un altro problema da discutere e da affrontare per quanto riguarda le rotazioni delle bancarelle. Perché le rotazioni delle bancarelle, di cui dovrà decidere il municipio, per quelle rotazioni che oggi si trovano nelle aree che vanno a ruotare proprio intorno ai vari municipi, sarà un problema di gestione attualmente, quindi è il Dipartimento che dovrà dare delle indicazioni come poterlo considerare. Perché se è vero che noi decidiamo sulle assegnazioni di bancarelle su rotazione, noi possiamo decidere per il nostro municipio, ma non possiamo decidere né per il primo né per il terzo. Perché a quanto pare le licenze rilasciate in precedenza su rotazione vanno secondo categorie e anelli A, B e C. Quindi se un commerciante ha un'assegnazione A, può essere A nella nostra fetta e decidiamo noi nel nostro municipio, ma non si può fare una rotazione calendarizzata con gli altri municipi, quindi diventa incomprensibile, ci dovranno dire loro come poterlo gestire questa cosa.
Extra gradetto, quindi niente. Questo era quello che l'informazione che vi volevo dare. Si sta lavorando sopra. La mozione passa soprattutto per impegnare noi della Giunta a far sì che passi direttamente alla sindaca, che sta chiedendo di poter procedere anche a questo, quindi se ne parlerà in consiglio, e l'assessore Meloni si è fatto carico insieme al Dipartimento di poter discutere della delibera che ci sarà. Quello che voi avete discusso nel dicembre 2015 con la risoluzione del dicembre 2015 era rimasta nel cassetto perché la giunta precedente non l'ha voluto prendere neanche in considerazione. Quindi siccome noi abbiamo tutto l'interesse e la voglia di prenderla in considerazione, se vi va vi invito a votarla, perché tanto noi la porteremo comunque avanti, perché ci viene richiesta direttamente dalla sindaca e dall'assessore Meloni. Se volete chiarimenti sto qua. Se possono dare posso chiedere all'Aula, al Presidente, di sospendere un qualche minuto il Consiglio per cercare di trovare una soluzione un po' più operativa, come ha suggerito l'assessore, sempre se poi è un altro no, noi prendiamo atto. Grazie. Chiedo allora questo, di sospendere il qualche minuto il Consiglio e guardarla con più attenzione, cercando di suggerire a questa mozione alcuni spunti che ha suggerito anche l'assessore. Grazie. Mi sembra di aver capito che è stata fatta la proposta di ritirare la mozione e seguire un'altra, diciamo, un altro approccio a questo. Di aggiungere. No, ho capito. Sto dicendo, è stato chiesto dalla consigliere Cerconi di poter ritirare l'atto. Sta consigliando adesso, sta suggerendo qualche altro consigliere, mi sembra di capire questo, forse, che sta dicendo il consigliere Stelitano, di poter cambiare, apportare, è così che sta forse suggerendo, di apportare alcune modifiche all'atto per renderlo più agevole, e in merito a questo stanno chiedendo una sospensione di consiglio. Scusi una cosa, sa perché? Cioè, sì. La difficoltà qual è? Che avendo recepito tutte queste informazioni in questo momento, non avendo avuto invece delle delucidazioni in commissione, potendole fare, però è un problema, perché noi le abbiamo avute tutte ora queste informazioni. Scusi, rispettiamo il regolamento però. Io volevo intervenire, scusi, io non sono intervenuto. No, nessuno di quelli che ha parlato deve intervenire, quindi al lato alla mia sinistra sono già intervenuti tutti, qui sono intervenuti Candigliota, Pompei e Tripudi. C'è qualcuno che vuole intervenire in merito? Qualcuno che non è già intervenuto, così rispettiamo il regolamento, certo? Consigliere Ariano, certo. Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi consiglieri. Io in realtà facevo una valutazione aggiuntiva, una mia valutazione aggiuntiva rispetto già al quadro che avevo del documento, nel senso che molto spesso in questa sede ci è stato chiesto di valutare i documenti presentati non per le espressioni linguistiche o comunque per i riferimenti lì contenuti, ma di vedere l'impulso politico d'azione, dato che necessariamente questo non è un atto di natura propulsiva in senso differente, credo che insomma sia pacifico chiedere alla parte opposta, che poco prima ci ha chiesto di valutare appunto l'iniziativa e l'impulso di quelli che sono gli atti che vengono presentati, e di leggere in questa chiave. Quindi semplicemente questo. Ci sono altri interventi? Altri interventi? Non ci sono interventi? Sì. Ci sono altri? La consigliera Tripudi? Allora, noi come movimento non ci accordiamo per la sospensione. Va bene, grazie.
Ci sono altri interventi? Se ci sono altri interventi, concederei all'assessore ulteriori 10 minuti per chiarimento, come da regolamento, sulla sua esposizione e relazione. Volevo solo... Sì. Senso, io ringrazio veramente molto l'assessore, perché poi credo che questa sia invece stata una circostanza in cui abbiamo appreso veramente delle notizie nuove e importanti, però proprio l'urgenza, mi viene subito da farle una domanda, così magari ci aiuta anche nella... Veramente, se era così tanto urgente, non bastava semplicemente prendere quell'atto e renderlo subito operativo? Mica per niente, perché sono mezz'ora che stiamo, forse anche di più, che stiamo discutendo, stiamo... diciamo, prendendo anche un gettone qua, insomma, su una cosa che abbiamo già visto, discusso e votato all'unanimità. Non si potrebbe semplicemente, per tagliare anche la discussione, però non si poteva veramente rendere operativo quello che già era stato votato? Non so se posso, qualcuno di voi vuole intervenire? Sì, volevo fare un intervento in questo punto, a questo punto come consigliere. Vorrei ricordare che la risoluzione che era stata votata nella scorsa consigliatura chiedeva altro ed impegnava ad altro, impegnava ad un... Non chiedeva la ricollocazione. Non chiedeva la ricollocazione e non era sull'articolo 35. Si parlava di revoca, non si parlava di ricollocazione, quindi è diversa nella sostanza. Sì. Sì, ma io non vorrei accoglierla. È stato spiegato più volte che è diversa proprio nel concetto, quindi a questo punto direi che è stata perfezionata, no? Perché se no semplicemente bastava riprendere e fare copia e incolla della scorsa. È stato modificato qualcosa perché è stato riconosciuto il lavoro della scorsa consigliatura, si è cambiata un po' l'accezione, no? Adesso si sta richiedendo la ricollocazione, qualcosa di diverso, ed è questo che ci sta chiedendo l'assessore, che ci sta dicendo l'assessore. Quindi io vorrei ribadire di nuovo, ha già espresso la Presidente della Commissione Commercio ed è stato espresso il punto di vista del Movimento 5 Stelle. Razionalizzazione può significare. Razionalizzazione significa diminuire. Sì, intervieni perché penso che è inutile. No, faccio un appunto. Quando è stata preparata la mozione non si sapeva di queste nuove decisioni prese dal Dipartimento. Quindi siccome sono arrivate l'altro ieri, e ormai era partito il tutto, non mi sembrava il caso di sospendere l'ordine del giorno o di cambiarlo. Io sto dicendo, secondo me il Consiglio, visto che si sta continuando a parlare di questo, e tra l'altro domani affronteremo in Commissione Commercio su anche altre situazioni tipo il mercato Appio e Magna Grecia, il consiglio è quello di votare oggi, il suggerimento poi fate voi, è quello di votare oggi la mozione presentata e poi nei prossimi giorni in Commissione parlerete. Non c'era il tempo di richiamare di nuovo una Commissione e riparlarne, perché sta succedendo tutto frettolosamente. Per correttezza di precisare meglio di che commercio si parla, perché nell'interno del GRA, e nel territorio attualmente interdetto alla vendita degli itineranti, quindi la estensione verrebbe fatta solo per quel commercio itinerante, perché se no non si capisce poi. Signori, scusate, siete già intervenuti tutti, siamo già intervenuti in molti. Una puntualizzazione. Questo, potevo andare via, c'è un altro appuntamento. Si parla sempre di commercio in rotazione sul suolo pubblico. Quindi parliamo di commercio. C'è l'itinerante e la rotazione, insieme, tutto.
uguali, ambulanti su rotazione e itineranti, perché gli ambulanti sono rotazione o itineranti. Basta, veramente, adesso basta, penso che la discussione sia andata avanti veramente troppo. Io ho tenuto a aggiornarvi su quello che stava accadendo. Ci sono stati chiarimenti? Il dubbio vostro era perché fare questa mozione quando poi non viene presa in considerazione da parte del sindaco o del comune o dal dipartimento. Oggi vi dico che questa mozione verrà presa in considerazione da parte del dipartimento e del comune, quindi... A voi. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Ci sono interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Cerconi? Allora, sono un po' allibita, sono sincera, perché... Sono d'accordo anche con l'assessore, nel senso che lui ha detto bisogna ottimizzare, non sono contrario ad escludere e ad eliminare tutte le bancarelle, ma bisogna ricollocarle. Primo punto, escludere nuove assegnazioni, revisioni o successioni di banchi fissi di competenza municipale. Quindi l'assessore dice una cosa, l'atto ne dice un'altra. Poi chiediamo al Dipartimento di Sviluppo Economico e Attività Produttive la ricollocazione, cioè noi... Stiamo chiedendo a loro la ricollocazione, dovrebbe essere il contrario se l'assessore ci ha detto che ci stanno devolvendo tutto, quindi dovremmo essere noi a proporre una ricollocazione. Ma queste incongruenze nascono dal fatto, e l'assessore l'ha appena detto, dal fatto che queste notizie che ci ha dato sono notizie freschissime, giustamente Pompei diceva le prendiamo adesso anche noi, ed è per questo che l'atto non è calabile, cioè non è collocabile nella realtà adesso. Perché l'assessore ti sta dicendo noi l'abbiamo protocollato e l'abbiamo fatto prima di avere queste informazioni, che sono successive. Quindi noi stiamo votando in realtà un atto, esatto, cioè noi stiamo votando un atto che è già superato, perché il Dipartimento già ci sta chiedendo un'altra cosa. E sta chiedendo non Dipartimento ricollocami, ma Municipio fammi la ricollocazione. Mentre qua noi chiediamo al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive la ricollocazione. Cioè l'inverso proprio che sta succedendo. Cioè, però sto spiegando perché io in generale sono favorevole, ma se il Dipartimento chiede a me ricolloca e io sto dicendo a lui con una mozione ricollocamelo tu, cioè che stiamo chiedendo, e giustamente ce l'ha spiegato l'assessore ha spiegato che questo atto è superato, per questo motivo noi ci asteniamo, perché lo riteniamo giusto nel merito, ma abbiamo chiesto, e sarebbe di una settimana, di inserire le novità che oggi l'assessore ci ha detto. Altre dichiarazioni di voto? Vitrotti? Sì, grazie Presidente. No, diciamo, per quello che abbiamo detto prima, con quello che abbiamo diciamo invece raccolto solo ora, è ovvio che diciamo tutto l'impegno non tiene più, e quindi dovrebbe veramente esserci una presa d'atto, perché deve essere veramente una cosa robusta. Cioè io sono personalmente contenta delle novità che ci sono state dette, perché vorrebbe dire fare un passo veramente decisivo per questo municipio, però rischiamo di contraddirci con una mozione che stiamo per andare a votare. Quindi io dico attenzione, perché se è vero come è vero che il Dipartimento aspetta una nostra indicazione, se come spiegavano poc'anzi, cioè che questa è tra l'altro veramente l'unica cosa che mi convince, perché è l'unico elemento nuovo rispetto a una mozione, ripeto, risoluzione già votata, e io veramente spero che le prossime volte non stiamo qui 3 ore diciamo per decidere una cosa che, se è tanto urgente, a questo punto si prende, poi ci si può fare pure, ci si può mettere pure un bel cappello, però si dice quelli non l'avevano fatto, ma noi la tiriamo fuori e la facciamo. Invece sono 3 ore che stiamo discutendo di una cosa che il Consiglio all'unanimità già ha votato, in più con dei fatti che ci sono appena stati narrati dall'assessore competente. Quindi purtroppo quindi, cioè,
se, esatto, questo si determinerebbe, diciamo, un voto che in realtà ci va addirittura a penalizzare, perché poi alla fine noi diciamo, torniamo indietro rispetto a un passo avanti che invece è già stato fatto dal Dipartimento, e questo devo dire che deve essere accolto positivamente da tutti noi. Però, diciamo, visto che oggi non abbiamo trovato un consenso nel ragionare insieme in capigruppo in una sospensione, non c'è, diciamo, un'altra necessità, ma si coglie un'opportunità già lunedì ad una commissione convocata di approfondire l'atto, non è stato, diciamo, accolto neanche questa ulteriore nostra richiesta, anche il Partito Democratico si astiene e invita, diciamo, anche però a fare attenzione rispetto a, ad atti che, se vengono richiesti con una certa sollecitudine, possono avere anche legittimità e cittadinanza quelli che sono stati votati nella consigliatura precedente, come ci è stato poc'anzi detto anche dall'assessorato competente. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Toti? Sì, io faccio una cosa, indipendentemente da chi l'ha presentata, io anche per altre mozioni presentate non dal Movimento 5 Stelle ma da altri partiti facenti parte dell'opposizione, io ho considerato lo spirito positivo in questo caso che io vedo in questa mozione, indipendentemente da quello che ha detto l'assessore, e questo non fa altro che ribadire con forza questa indicazione. Perciò come gruppo dei popolari noi votiamo a favore. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, ci abbiamo assodato che di fatto l'assessore ci ha spiegato bene qual è la situazione, ci ha spiegato anche il perché c'è di fatto della natura della mozione. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle va avanti e esprime una votazione favorevole. Grazie. Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione è stata approvata con 15 voti favorevoli e nessun contrario e 5 astenuti. I nomi degli astenuti? Gli astenuti sono Fulvio Giuliano, Domenico Carlone, Flavia Cerconi, Antonio Ciancio e Vitrotti Valeria. Passiamo ora al punto 4 dell'ordine dei lavori ed è la mozione a firma dei consiglieri Cerconi e Carlone avente ad oggetto candidatura della città di Roma a ospitare le Olimpiadi del 2024. Intervento consigliere Cerconi. Allora, vedendo un po' ciò che è successo nei giorni scorsi al Comune, le dichiarazioni del Sindaco, la mia vuole essere in realtà... vuole essere in realtà anche uno sprono e una considerazione generale su quello che secondo me dovrebbe essere fare politica e quale dovrebbe essere il nostro obiettivo. Allora, il concetto per cui se a Roma le cose si sono fatte male, si sono mangiati tutto, ancora paghiamo le Olimpiadi di nuoto Italia 90, e quindi qualcuno ha sbagliato nel passato, e i romani oggi e la città di Roma, così come le istituzioni che oggi voi rappresentate,
sono geneticamente incapaci di fare qualcosa, io facendo politica da 15 anni non lo posso accettare. Perché il discorso che è quello che è passato oggi è che se qualcuno nel passato ha sbagliato, noi nel futuro e nei prossimi 8 anni, perché si parla del 2024, non saremo in grado di risistemare questa città e di fare qualcosa di buono. Se così fosse, io dovrei prendere, se avessi questa consapevolezza, dovrei prendere e dovrei tornarmene a casa, non venire più in municipio. Oppure forse dovrei fare come tanti miei coetanei che a 29 anni, perché ne ho fatti 29, se ne vanno da questo paese e da questa città. E invece credo che il problema sia tutto nella politica. Una politica che negli ultimi anni non ha dato un buon esempio. Non l'ha dato perché non è stata una politica forte, e questo l'abbiamo riscontrato spesso anche nel nostro municipio con il discorso e con la storia dei PUP. Non lo è stato perché non è stata in grado di imporsi, come nel caso dell'Appio Primo. È una politica che un po' non ha avuto gli attributi, passatemi il termine poco forse elegante, ma che rende benissimo l'idea. E allora io mi dico, quando sono in mezzo alla gente, quando ho fatto la campagna elettorale, mi chiedo perché facciamo politica e qual è lo spirito che ci deve animare. E ci vuole tanta passione per fare politica, ci vuole sacrificio, ci vuole intraprendenza, ma ci vuole soprattutto una volontà rivoluzionaria. E mi dispiace dirlo, sono un po' delusa dal no, un po' tanto delusa dal no di queste Olimpiadi, perché dalla candidatura a queste Olimpiadi. Perché forse anche gli stessi romani hanno necessità di un'iniezione di fiducia nelle istituzioni e di alcune istituzioni che siano in grado, capaci, di gestire dei fondi che arrivano e di utilizzarli per il bene dei cittadini. Cioè, il problema qual è stato? È stato che negli anni, io ringrazio chi ride, ma negli anni, e questo faccio un mea culpa da parte dei partiti che ci hanno preceduto e insomma che non hanno fatto una bella figura, il problema è stato quale? Lo sperpero di denaro, il fatto che le opere non siano state fatte, siano stati solamente, sostenuti gli interessi privati, senza, in contrario, avere delle opere concrete per i bisogni dei cittadini. Ed è questo che ha mancato la politica, cioè ha mancato la capacità di sfruttare, passatemi il termine, il privato a beneficio del pubblico. Io sono sincera, non sono completamente contraria, ma questo l'ho detto in tante occasioni, all'intervento dei privati nelle opere pubbliche. Noi abbiamo vicino via Vercelli, nel caso di, per chi lo conosce, di Piazza San Giovanni, in cui è stata fatta una ristrutturazione pedonale, superficiale, adeguata, e devo dire che oggi le persone con molto piacere passano, insomma ho visto persone correre, ci sono delle panchine. Altri casi in cui c'è stato il disastro più assoluto, come il PUP di Giulia Agricola. Allora, il problema sulle Olimpiadi e sulle Paralimpiadi, secondo me, è stato centrato male. E perché è stato centrato su un discorso passato che noi avremmo e dovremmo superare, cioè sulla mala gestione e il malaffare nella politica, la quale sinceramente non mi rappresenta e non rappresenta il mio partito. E non ci rappresenta perché sarebbe stata una grande possibilità, ma una grande possibilità anche per mettere mano a quelle opere che non sono mai state fatte. E se ci si mette a tavolino con un privato e c'è una politica forte che ti dice che tu nell'extragra 7.000 metri quadri di cemento non li puoi versare, ma ne puoi versare 1.000, e a fronte di quei 1.000 tu però mi crei una situazione di servizi e di ramificazione dei servizi pubblici a favore dei cittadini che triplica il valore di quella zona a favore dei cittadini che oggi ci hanno casa, perché dov'è questo no? E non parlo ovviamente nello specifico delle Olimpiadi, ma parlo di un modus operandi della politica. Cioè, la politica deve intervenire favorendo il cittadino, e lo favorisce anche a volte gravando sul privato. Se il privato interviene e al privato diamo 1.000, noi dovremmo chiedere 10.000 a favore dei cittadini, cosa che non è stata fatta, è vero, ma cosa che non significa non potrà mai essere fatta per i prossimi 8 anni. Perché il messaggio molte volte, cioè
che è passato è il non essere in grado poi di saper gestire determinate situazioni a vantaggio dei cittadini. Allora io vi lascio con una frase, perché è quello che mi dico, è quello che ho pensato in realtà un po' in questi ultimi anni, in cui ne abbiamo viste di tutti i colori e non è stato un bello spettacolo. Cioè, bisogna avere oggi più che mai il coraggio dei forti e non quello dei disperati, di un mancato o di un disilluso. Cioè, dobbiamo credere di essere in grado di gestire, di saper fare politica a beneficio dei cittadini. Il non fare, secondo me, non porterà e non ci porterà lontano. Chiedo quindi, ovviamente io lo so già come la pensate, però volevo esprimermi volevo dare un'iniezione di fiducia a chi ci sente, anche con le telecamere, perché secondo me dobbiamo ripartire da qua, da una politica forte, capace, a volte anche coesa su temi importanti, e quindi niente, vi chiedo di... Scusate, presentata da Fratelli d'Italia. Altri interventi? Allora, prima il consigliere Lazzari, poi vedo il consigliere Gunnella, ce ne sono altri? Guido. Grazie Presidente per avermi dato la parola, consigliere e consiglieri, buon pomeriggio a tutti quanti. Abbiamo fatto una lunga seduta, speriamo che sia proficua per il futuro. Chi vi parla, è, oltre ad essere un insegnante di educazione fisica, quindi molto impegnato nello sport, è una persona con una storia sportiva alle spalle lunghissima. Io ho praticato e pratico ancora sport e l'ho fatto praticare a migliaia di persone, lo sport, qualsiasi sport. Guarda, sono maestro di sci nautico, insegnante di allenatore di atletica leggera, insomma, lasciamo stare tutte le cose che uno ha fatto. Sport praticato e fatto praticare a migliaia di persone ad ogni età. Io non sono chiamato qui adesso oggi a raccontarvi la mia storia, perché anche se è un mio retroterra molto, molto importante, ma ad un vissuto che un evento ha sempre avuto un significato molto forte nella mia vita, le Olimpiadi. Le Olimpiadi erano per me un momento emozionante, perché faceva parte della mia vita vissuta, e anche se non ci sono mai arrivato alle Olimpiadi, però ho praticato a livello anche abbastanza elevato. Io, insegnando a scuola le scienze motorie, inizio sempre dalle origini dello sport. Lo sport ha avuto significato perché soddisfaceva i bisogni primari, la caccia, la corsa, il salto, erano tutti bisogni primari che l'uomo doveva ottemperare per poter sopravvivere. Questi sport, partendo da questi bisogni vitali, arrivavano all'esaltazione della corporeità e dell'estetica del gesto proprio. Ora, però, generando questi antichi e nobili propositi, la società moderna ha trasformato le Olimpiadi in attività commerciali e lucrative, trovando in esse, al pari delle guerre, quel surplus di guadagno che non potranno mai trovare nelle normali attività di gestione di un paese. Da qui derivano tutti gli studi fatti, ad esempio, come dice ragionalmente la nostra sindaca Virginia Raggi, abbiamo studiato bene il dossier delle Olimpiadi, abbiamo visto cosa è accaduto ad Atene 2004, un grande sogno che si è trasformato in un incubo per tutti i greci messi ora in ginocchio da chi li aveva illusi. Londra 2012, non è andata meglio, spese cresciute del 76%, peggio ancora Sydney 2000, costi cresciuti del 90%. Per non parlare di Atlanta 96, un incremento del 151%. Infine c'è Montreal, che magari è un pochino più lontano, però ha raggiunto la vetta del 720% delle spese di budget iniziale. Questo non è una nostra fonte, ma è uno studio fatto dall'Università di Oxford, che, badate bene, quest'anno addirittura è stata classificata la prima università al mondo nella speciale classifica delle migliori università mondiali. Ora, nell'ottica di quanto intrapreso dalla Raggi, ha promesso che ridiscuterà le condizioni a cui sono stati sottoscritti quasi 1700 mutui del Campidoglio, quasi 1500 contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. A questi si aggiungono due derivati,
un prestito obbligazionario che scade nel 2048 e il debito commerciale per un totale di quasi 12 miliardi di euro. Possiamo chiedere noi ai romani di contrarre nuovi debiti per intraprendere un'avventura con nessun guadagno, né economico, né tantomeno in infrastrutture, perché lo sappiamo bene, le infrastrutture vengono fatte soltanto per soddisfare delle onnipotenze, presunte onnipotenze di qualcuno. No, signore e signori, non è possibile chiedere questo ai nostri concittadini. Piuttosto concentriamoci nell'apportare migliorie ai servizi territoriali. Non disperdiamo le forze in mille rivoli che hanno un solo destino: asciugarsi nella polvere del tempo. Grazie. Evitate manifestazioni in aula, per favore, per il rispetto dell'istituzione in cui siamo. Passo la parola al consigliere Guido. Grazie Presidente, io devo dire apprezzo molto la passione della consigliera Cerquoni, tra l'altro mi è piaciuto lo spunto iniziale, cioè io anche ho 29 anni, quindi siamo coetanei, quindi sono d'accordo con lei che la strada è l'estero, tanto che stavo andando lì, poi però sono anche d'accordo con lei sulla risposta che la società deve dare, che deve darla è attraverso la politica. E questo è anche il motivo per cui mi sono candidato a queste passate elezioni. Però la politica si fa sul mandato dei cittadini e i cittadini romani al 67% e al ballottaggio, cioè quelli votanti naturalmente, si sono espressi per mandare il Movimento 5 Stelle al governo con un programma palesemente contrario alle elezioni e alle Olimpiadi di cui si sta discutendo in questa mozione. Per questo motivo io penso che è vero politica, però ci vuole il mandato e il Movimento 5 Stelle si è espresso in questo senso. Quindi noi stiamo andando esattamente in quella direzione, cioè verso la politica che volevano i cittadini che hanno votato, e ribadisco, al 67%. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano? Questo argomento ovviamente ha appassionato, secondo me, diverse decine di migliaia di persone che, come capita nello sport, si sentono tutti ovviamente allenatori della nazionale e quindi ognuno dà dalla sua versione. Certo che di fronte a un evento così grande non è semplice dare una definizione, non è semplice dare anche una soluzione, non è semplice comunque immaginare quale possa essere il risultato, perché i dati sì, a volte servono, a volte sono dei numeri fermi lì, insomma, che non hanno una aridità, che non contengono, diciamo, la propositività di quello che uno vuole fare, cioè il numero è fermo, poi effettivamente la politica deve avere uno slancio diverso. Però questo per dire che non è semplice, per l'amor di Dio, porsi di fronte a una questione di questo tipo, ci vorrebbe del tempo per cercare di entrare nel merito, e poi ognuno rimarrebbe comunque della sua posizione. Però io tengo, visto che è stata portata questa mozione, ci tengo a fare delle considerazioni. Io non sopporto, tra virgolette, a livello personale, quando devo subire, tra virgolette, una decisione di altri se non ne sono convinto. E quindi questo come DNA, no? E quindi se devo decidere, vorrei decidere per mio conto, cioè convinto di quello che faccio, perché così posso eventualmente dire bravo a me stesso se ho fatto bene oppure male se ho sbagliato, ma essere governato da altri no. Perché faccio questo piccolo esempio? Perché nella situazione delle Olimpiadi di Roma emerge un fatto sostanziale. Qualcuno ha detto alla città di Roma che deve fare le Olimpiadi, e per cui questo è successo anche in una
in un momento politico dove c'era Marino che era stato appunto commissariato e le nuove elezioni, quindi un buco politico abbastanza evidente. Quindi c'è qualcuno che a febbraio del 2016 ha impostato dei progetti, no? Relativi alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Ora, bisogna avere anche delle capacità che io non ho per dire se effettivamente quel progetto contenesse o contiene, insomma, degli spunti particolarmente ambiti e qualificanti per la città di Roma. Però mi viene da pensare una cosa: se io penso che comunque sia chi mi ha fatto il progetto, il trio, quindi facciamo nome e cognome perché non è che lo diciamo noi, ma li conosco un po' in tutto il mondo, Malagom, Ottenzemolo e dietro c'è anche il governo, se chi ha fatto questo progetto a me non sta bene, io se ho la possibilità di governare Roma, ok, allora io cerco di farmi un progetto che possa essere calzante per la mia città se faccio il sindaco, ok? Questo lo dico perché poi non vorrei passare, quindi parlo in prima persona, vorrei passare da incapace, nel senso che cioè non sei stato capace a governare, no, il sistema. Ha detto no, ma questa è l'opinione, diciamo, politica, ha detto no a certi soggetti, benissimo, però tu che avresti fatto? Manca che avresti fatto per quanto ci riguarda. Quindi, che cosa avresti fatto tu? Avresti fatto fare il villaggio a Tor Vergata? No, perché poi bisognava fare la metro C, due fermate di metro C? No, perché chi sta su questo territorio sa che se vengono fatte le fermate di metro C con i soldi dell'Olimpiade, quindi di Roma per 2024, sa subito dopo che si collega a Scarpellini con 2 milioni di metri cubi a Romanina. Quindi se invece vengono fatti con gli oneri, allora è un altro discorso, cioè con il progetto della centralità, con gli oneri vengono fatte le fermate della metro come doveva essere, allora è un altro ragionamento. Questo dico perché è ovvio che qualcosa puzza, cioè l'odore che ne emerge è un po' strano, cioè ci sono degli interessi fortissimi a partire quindi da Tor Vergata o a partire ovviamente da altre parti, quindi Caltagirone, tutto quello che noi sappiamo e che leggiamo sui giornali. A maggior ragione come sindaco avrei cercato di governare, fare un po' più sobria, capito, l'intervento, cercare di comunque coprire quello che già esiste, il Foro Italico, il Flaminio, cioè comunque il Tre Fontane, cioè l'acqua cetosa, mettere comunque, ripristinare, ricollegare, rigenerare quegli impianti che hanno fatto la storia di Roma, quindi tenendo basso il livello, tenendo basso i costi, cercando anche di intervenire ovviamente sulle periferie, perché qualcuno l'ha detto, si intervengono negli impianti sportivi anche scolastici e cercare di metterli a posto in modo differente oppure farli, crearne di nuovi dove mancano. Certo che l'impatto sarebbe stato notevolmente più basso se invece spendere 5-6 miliardi in altre situazioni che abbiamo ben letto. Questo io non l'ho percepito dal sindaco Raggi, cioè posso capire la motivazione che ha portato, ma non ho percepito, ma sarà sicuramente la mia mancanza, non ho percepito effettivamente qual è la proposta alternativa. Quindi se in quest'aula è stato portato questa mozione e quindi dobbiamo parlarne per argomentare, fare un po' di politica, perché è quello che possiamo fare, quindi non è una, come si dice, una critica a sé stante, ognuno ha le sue posizioni. Questo è un meccanismo dei massimi sistemi, non lo decidiamo noi, ovviamente decidono a certi livelli. Certo è che possiamo dire la nostra, quindi l'opportunità di parlare di questo argomento, anche se non pertinente sul territorio, però è anche per, come si dice, confrontarci e capire poi quello che c'è, come si può e come si deve fare politica, ognuno ha il suo modo. Noi, il nostro modo superandi era quello di dire, bene, non ci sta bene a chi dice di fare certe cose, no? Ai massimi poteri, vogliamo dargli una risposta, gliela diamo, mi hai portato un progetto, te lo scanso, non mi interessa, lo faccio io il progetto. Perché comunque sia non si può, un sindaco di Roma, chiunque si trova nella situazione, non può non mettersi
non perdere di vista che oggi è sindaco di una città che rappresenta una parte politica, ma che è sindaco pure fra 10 anni. Cioè il sindaco deve pensare anche a quello che sarà. Ora, oggi le situazioni nostre economiche sono disastrose, è ovvio, un municipio che sta rischiando il fallimento è sotto l'occhio di tutti, è normale che uno come si muove ha paura, ci mancherebbe altro, però la politica deve fare anche, deve saper prendere le proprie decisioni e deve attivare il proprio ruolo, cioè, quindi è certo che chi fa politica può far bene e può far male, quindi deve cercare di governare questo. Ora una città come Roma che sta in difficoltà, per l'amor di Dio, trema le gambe a tutti, però uno che ha vinto, io avrei gradito che qualcuno dicesse bene oggi si fa, capito? Non che siamo governati sempre dagli stessi, ma che comunque potesse dire va bene, oggi la città ha bisogno di un quadro chiaro, non servono i massimi sistemi, servono le cose pratiche, utilizziamole anche tramite la candidatura, che poi è una candidatura, non è che poi qui sarebbe stato certo, però oggi noi siamo in difficoltà economica, e chiudo Presidente, grazie, oggi siamo in difficoltà economica, mi auguro che chiunque voi o chi per voi, cioè chiunque governi Roma possa risollevarla, fra qui 8 anni però io immagino che potremmo stare un po' meglio, e quindi fra 8 anni può darsi che questo evento poteva essere, come si dice, inserito in un contesto più positivo, anche perché nel 2025 comunque dovremmo subire l'anno santo, e quindi quei 2 anni augurandoci una miglioria della città in tutti i sensi, no? Perché se uno comincia a lavorare adesso ha 8 anni per poter dare un segnale, ok? Io penso che anche questo sia il come si dice, lo scopo che vi, no, che vi sostiene dal comune fino ai municipi dove avete appunto vinto, no? Cioè se uno non ha questa progettualità è normale che poi è fine a se stessa, quindi uno è positivo per arrivare a un certo risultato. Oggi ci siamo un po', come si dice, tarpati le ali nella difficoltà oggettiva, perché bisogna riconoscere che c'è una difficoltà oggettiva, però io avrei fatto, come si dice, un'olimpiade low cost, ok, che potesse comunque essere visibile, non dando favore ai poteri, no? Alle cose forti, ai potenti, ho fatto l'esempio della metro C per capirci chiaramente su questo territorio, però comunque di far vedere di arrivare, no? Il più possibile un po' da tutte le parti con un segnale di cambiamento che poteva essere insomma soddisfacente e positiva per la città. Abbiamo perso questo discorso, per l'amor di Dio ognuno rimane delle proprie idee, però noi ci faceva piacere comunque mettere al cospetto di quest'Aula un argomento e confrontarci in tal senso. Ci sono altri interventi? Il consigliere Toti? Anche tu? Sì, ho sentito con molta attenzione le motivazioni che hanno posto i 5 Stelle rispetto alle Olimpiadi, cose che già io ho visto sui giornali. Alcune preoccupazioni sono senz'altro condividibili, il discorso dei poteri forti, il discorso del no al nuovo cemento, il discorso della lievitazione dei costi, anch'io ho visto, sono poi le motivazioni che ha anche la sinistra estrema, diciamo, del PD, se poi è sinistra il PD, e delle motivazioni che vengono dall'estrema sinistra sono similari. Io dico però noi, ma soprattutto voi, dovete combattere, no, 5 Stelle, io sto dicendo, no, mi piace guardare pure da sta parte, non solo da quella, voglio dire, no? Siete e avete una forza data, come diceva il capogruppo di 5 Stelle, data dal 65% dei voti che avete preso. Al ballottaggio. E comunque tanti pure al non ballottaggio, voglio dire. Perciò il fatto di volere e dovere pure combattere i poteri forti a Roma, dico, ci si può pure provare. Il discorso di non far lievitare i costi, voglio dire, ci si può pure provare.
il fatto di non mettere altro cemento su Roma, d'accordissimo su questo, però ci si può pure provare. Io quello che rimprovero alla sindaca è per me la mancanza di coraggio rispetto a questo, perché c'è una condivisione su questi punti e c'è una preoccupazione pure da parte mia su quello che voi avete detto e che io condivido, però poi bisogna andare contro questo, cioè andare contro il cemento, e dico ce la potete fare, io penso, voglio dire, andare contro, anche se altri non ci sono riusciti nel passato, voglio dire, no? E però ci si può pure andare contro, non è che poi, dico, siccome ci stanno i poteri forti, noi rispetto a questi scappiamo, non perché poi c'è il pericolo del cemento e scappiamo, non perché, dico, ci stanno le lievitazioni spese, è vero, le lievitazioni spese ci sono state e c'è una forte preoccupazione, ci sarebbe stata rispetto a questo. Però poi io ho visto che anche voi, voglio dire, voi chiedete spesso condivisioni all'ANAC rispetto a tutti i discorsi. Voi dice, adesso vediamo all'ANAC se c'è un discorso, se possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro. Cioè, ci sono dei poteri, io spero forti, sempre più forti rispetto a combattere questo, se vogliamo, più che malaffare, io dico, neanche incompetenze, però voglio dire, quasi impossibilità di fare delle cose e anche forzando su certe cose. Allora dico, ecco la mancanza di coraggio. Il 65% ha votato 67, mi diceva, 67, no. Va bene, 67, io ho detto che andava bene pure non nel ballottaggio, perciò voglio dire, non è interventi posso, dal pubblico, no, per favore. Posso dire di essere, voglio dire, non attento a queste cose. Voglio dire, però, ecco, io dico sempre al capogruppo che i 5 Stelle hanno esposto non solo il problema come proposta politica dell'Olimpiadi, ma hanno anche proposto, fatto tantissime proposte in tutti i campi dell'amministrazione di Roma Capitale. Perciò ci potrebbero essere persone che hanno votato per loro e voglio dire, però magari non condividevano questo. Apposta, io dico, e non l'ho sentito da altri, era importante, io penso, arrivare a un referendum che forse potevate anche vincere su Roma. Però perché? Perché era importante che su un punto come questo, voi che dite sempre vogliamo sentire i cittadini, ecco, rispetto a questo noi sentivamo direttamente i cittadini che ci potevano andare su un punto così forte, così importante, perché stanno pure in ballo miliardi che potevano, dice no alla cementificazione, però io penso allo Stato Flaminio. Lo stadio Flaminio versa in una condizione disastrosa, ma ci sono tantissimi impianti sportivi. Allora, voglio dire, il risanamento di tutti questi spazi, tanti proprio inutilizzabili adesso, altri da migliorare. Si poteva fare questo e dare un'indicazione di questo tipo. Chiaramente poteva essere suffragata un'indicazione di questo tipo da un referendum, perché prima era stato proposto dalla sindaca Raggi, perché aveva pensato in precedenza a un referendum che io penso sarebbe stato necessario per dare rispetto a questa indicazione una consacrazione più popolare. Ecco, questo volevo dire. Grazie consigliere Toti, ci sono altri interventi, consigliere Cantigliota. Grazie presidente. Allora, volevo ringraziare intanto il consigliere Lazzari per le delucidazioni, in quanto abbiamo avuto anche dei dati importanti. E non solo, tra l'altro volevo ricordare che proprio oggi al Comune l'Assemblea Capitolina ha ratificato il no alle Olimpiadi. Quindi di fatto posso capire le affermazioni del
consigliere Giuliano, ma ovviamente tuttavia non essere d'accordo, per carità ci sta insomma, ma capire che dopo tante situazioni come Mafia Capitale, ne ricordo alcune, Expo, hanno portato gravi danni, nonché poi Italia 90 ovviamente che abbiamo finito di pagare dicembre 2015, di conseguenza per tutte queste motivazioni e oltre, ripeto, la ratifica al no alle Olimpiadi proprio oggi, trovo alquanto diciamo inutile poi continuare anche la discussione. Grazie. Ci sono altri interventi? Vediamo chi c'è. Vediamo chi c'è. C'è la consigliera Vitrotti. Allora, sì. Sì, grazie Presidente. In realtà brevemente, perché intanto va bene, diciamo, ringrazio i proponenti perché comunque seppur è vero che oggi in realtà il Consiglio Comunale ha ratificato il no, quindi diciamo che in sé la richiesta dell'atto è superata perché probabilmente, perché esatto, vabbè, però in realtà ad oggi diciamo questo è un tema che è di per sé un capitolo chiuso. Però diciamo ci dà modo anche di confrontarci qui su quello che poteva essere un percorso da anche da vedere insieme, perché poi qualcuno ricordava prima di me che c'era un progetto che poteva essere rivisto proprio perché quel progetto veniva da un'altra amministrazione, da una fase diciamo complicata. Il CONI e il CIO avevano aperto diciamo, anche la possibilità di discuterle insieme le diverse possibilità. Questo diciamo, per delle modalità che sono state scelte, adottate, non è avvenuto un incontro con il comitato promotore, non è avvenuto un incontro con il presidente del CONI, non è avvenuto neanche oggi una discussione in aula alla presenza della rappresentante per il comitato olimpico. E diciamo questo un po' dispiace perché poi oltre ad essere diciamo un no che capisco, non poteva essere diciamo diverso anche perché i diktat che vengono dall'alto difficilmente si possono poi trasformare in qualche altra cosa, soprattutto perché arrivano prima del pronunciamento della figura preposta che sarebbe quella del sindaco e dell'assemblea capitolina. In realtà diciamo è stato uno spiacevole spettacolo vedere diciamo anche una assemblea capitolina sostanzialmente muta e sorda nell'affrontare quello che poteva essere da chi considerata un'opportunità, da chi considerata invece una grande speculazione, così definite Olimpiadi del mattone, ma diciamo qualcuno continuava anche a dirlo, attenzione, perché quando parliamo di Olimpiadi del mattone poi in realtà ci rendiamo conto che diciamo, erano due i grandi progetti che sarebbero potuti intervenire, tra l'altro uno interveniva diciamo vicino al nostro municipio, era anche interessante perché aveva una ciclo, una cycle nuova, insomma una cosa interessante e carina perché non lo so, era una cosa, ci potevi andare mountain bike, poteva essere interessante, e l'altra era vabbè il progetto del canottaggio alla Magliana, però insomma al di là di questo si poteva benissimo modificare, però diciamo c'è stato un no. C'è stato un no anche ad una consultazione popolare, che tra l'altro non è perché diciamo, qualcuno sia affezionato a questo, ma era stato sostanzialmente promesso in campagna elettorale, anche per sentire la voce della cittadinanza rispetto a questo. E soprattutto, ma diciamo questo ieri un po' io ho letto una dichiarazione sull'impedimento che è avvenuto nel municipio di Ostia a correre la gara podistica. Chi mi conosce sa che sono appassionata
diciamo, di running, e quindi diciamo, ho letto ieri che non si poteva effettuare la gara podistica della 30 km del mare perché le strade erano dissestate e non c'era stato il tempo e il modo per avviare una manutenzione ordinaria. Io sono rimasta un po' imbarazzata, cioè nel senso mi sono preoccupata e dico caspita, mo vabbè che quella è una gara podistica, si può anche non fare, ma lì c'è gente che ci cammina, ci corre e, oppure ci viaggia tutti i giorni con macchine e moto, insomma se non si riescono neanche a mettere in sicurezza diciamo, i cittadini durante la loro quotidianità, insomma dire un no dopo diventa spengiamo la città e facciamo prima. Dico che era è stato un peccato, è stato anche un modo, diciamo, una possibilità persa. Si poteva veramente dimostrare anche a tutti noi che stiamo, anzi facciamo, parlo diciamo, solo per un pezzo di questa parte politica, per chi sta espiando le colpe all'opposizione, che invece c'è un modo di governare diverso. Proprio di chi ha deciso di impostare, diciamo, una campagna elettorale sostanzialmente sul coraggio, sul cambiamento, sull'onestà, sulla legalità. Quei processi si potevano gestire perché oggi li governate voi. Cioè voi ci potevate mettere tutta l'onestà, tutta la legalità, tutta la trasparenza, tutto quello che, diciamo, ritenevate opportuno per la salvaguardia del processo. Rimaneva la città di Roma invece un lascito magari importante, probabilmente sì, Emanette, probabilmente questo noi non lo vedremo mai, probabilmente rimarranno le opere incompiute, o probabilmente, forse azzardo anche una previsione un po', diciamo, non troppo difficile, diciamo, però magari poi si vanno a chiedere esattamente gli stessi soldi che poteva mettere a disposizione il Comitato Olimpico, si andranno a chiedere al governo, dicendo al governo che è brutto e cattivo perché quei soldi non mi dai più. E poi dopo si è costretti a prendersi il rimprovero di un sottosegretario che dice, i bilanci insomma però vanno anche un po' studiati, perché probabilmente quei soldi le periferie non li potranno vedere, probabilmente, io me lo auguro per Parigi perché almeno rimane in Europa, se no se li prenderà a Los Angeles, se va bene è andata così. Insomma era soprattutto un'opportunità, anche forse una lezione, cioè, ci potevate dare una bella lezione, ci potevate veramente dimostrare che alla fine no, oltre lo slogan c'era anche una, diciamo, invece una capacità di governo diversa. Non l'abbiamo vista, abbiamo sentito dire un no punto e basta, tra l'altro con, diciamo, collaterali di, diciamo, evitiamo dichiarazioni diciamo, rispetto a quello che sta succedendo a Roma. Nel frattempo, con le dimissioni, oppure ora insomma c'è anche una polemica su questo, insomma con la nuova casella vacante diciamo, del ragioniere generale, la città di Roma è veramente in una situazione pericolosa. Quindi oltre a non avere, diciamo, i nostri conti al momento sotto, diciamo, un controllo perché manca l'assessore al bilancio, non abbiamo neanche più chi, diciamo, in realtà porta avanti la gestione finanziaria del Campidoglio. È una preoccupazione che mi auguro, diciamo, ci sia anche qui invece la capacità di trovare la risposta giusta, perché prima di tutto poi ne risponderanno diciamo, i sacrifici e diciamo, le continue difficoltà che la cittadinanza purtroppo continua a pagare. Grazie. Chi c'era? Il consigliere Ciancio? Naturalmente mi scuso, ma sarò brevissimo. Volevo pure io ringraziare i colleghi che hanno portato l'attenzione almeno di questo consiglio e di questa assemblea il problema delle Olimpiadi. E quindi mi associo un po' al fatto che mi dispiace molto, cioè guidare i processi era fondamentale per chi si avventura a fare politica. Cioè guidare i processi vuol dire avere il coraggio di guidarlo, un processo, e renderlo pulito, altrimenti noi da domani non possiamo pure fare neppure i bagni, perché si potrebbe annidare qualche distorsione, quindi non facciamo
qual è il cioè voglio dire, l'esempio che potevamo dare era quello di fare e fare bene, quindi guidare questo processo. Quindi mi associo a quello che è stato detto sinora e ringrazio gli estensori della mozione, anche se tardiva, perché oramai il no è passato. Io, come dire, non so se ricordate le opere pubbliche fatte nel 60. Nessuno forse ricorda che il laghetto dell'Euro è stato fatto con i fondi dei Giochi Olimpici. Cioè, restano alcuni segni alla città. Il palazzetto dello sport di Nervi è stato fatto sempre nello stesso periodo, quindi con gli stessi soldi. E se vogliamo operare bene, non è quello, ho già detto prima, chiudersi in questa campana di... Sentirei dire, ha detto bene prima, qualcuno ha sbagliato, va bene, ma tutti quelli che hanno sbagliato, secondo me, potevano ricevere una grande lezione da chi opera bene. Non siamo stati capaci, non siete stati capaci di governare questi processi e dire, noi ci assumiamo la responsabilità di guidare questo processo. Poi un'altra cosa, qualcuno ha detto prima, in campagna elettorale si è detto, no, in campagna elettorale ho ripreso le dichiarazioni, rimandava la decisione nel dire dopo io dirò se si fanno o meno. Quindi i romani non si sono espressi sul fatto della candidatura meno sì o no all'Europa, è stato un voto diverso, un voto a 5 stelle per quello che dovevano fare, perché se, quindi poteva fare una mossa nel dire farò un referendum, farò un'azione per dimostrare che i cittadini non lo vogliono, ma su questi i cittadini non si sono pronunciati. E voi provate ad andare in giro per le strade, vedete la sensazione che hanno i cittadini rispetto a questo problema. Non è vero, cioè ve lo dico, io sono uno che nel territorio ci sto e ci sto dalla mattina alla sera. Non è vero che i romani non volevano le Olimpiadi, i romani volevano che si assumeva la responsabilità di governo e si vuole assumere, come dice Zucconi, una responsabilità di governo, doveva affrontare il problema, se erano ostacoli, i poteri forti venivano combattuti attraverso degli appalti sani e puntuali, perché le norme ci stanno. C'è qualcuno che poi riesce a distoglierli e a distorcerli. Quindi, siccome c'è una buona, come dire, una buona normativa rispetto alle procedure nuove degli appalti pubblici, si applicava e basta. Questo è il mio rammarico di non vedere quale, cioè io ero bambino quando ho visto i riflessi di un'Olimpiadi che si ripercorrevano non solo a Roma, ma anche nel più piccolo comune d'Italia, c'era la fiaccolata e i giochi della gioventù. Il professore, che non è qua, di educazione fisica, lo potrebbe ricordare a tutti, che negli anni 60, nel 60 precisamente, fece la prima gara. Nel 60 si facevano le prime gare degli studenti, anche se non erano olimpiadi, quindi si facevano i 60 metri, dice bene il professore di educazione fisica. Io ricordo, come dire, un panorama sportivo bellissimo, a prescindere dall'imperialismo, quello che si può dire dietro certi sport, era proprio bello, perché nelle scuole manca proprio questo aspetto importante dell'educazione fisica. Cioè, ricordate che nella scuola elementare non si fa l'ora di educazione fisica, invece, come dire, promuovere lo sport a ogni livello vuol dire creare una mente sana, e attraverso lo sport, a prescindere dai vertici che uno può dire, si può educare la cittadinanza a un sentimento più di tranquillità e di onestà. Provate a dire a uno sportivo vero di rubare qualcosa, non ha mai rubato neppure 10 lire, questo ve lo dico io, perché sto nel mondo della scuola e tutti quelli che giocano o praticano uno sport sono esempio per tutti gli altri ragazzi che comunemente vanno magari allo stadio ma non praticano lo sport. Grazie. Sì, aveva chiesto la parola la consigliera Ariano e in seguito la consigliera Lazzanzera, sì. Grazie Presidente, grazie, buonasera a tutti i colleghi nuovamente. Dunque, io sono molto contenta del fatto che per molti colleghi della scorsa consiliatura il referendum sulle Olimpiadi del 2024 sia ora così importante, perché ricordo di aver letto dei verbali nei quali proprio
appunto nella consigliatura appena conclusa si faceva riferimento ad una eventuale indizione di un referendum e si decise poi appunto di non darvi luogo, quindi credo che voi lo ricordiate molto meglio di me. Ancora un'altra cosa, c'è in corso, presentata però dai radicali, non so se si sia conclusa o comunque se, beh, oramai di fatto è conclusa, vi era la possibilità di raccogliere firme perché i romani potevano esprimersi appunto presso un qualsiasi municipio, appunto, perché c'era in corso un referendum promosso dai radicali che voi avete deciso di non sostenere evidentemente. Quindi capisco che lo stesso punto di vista, o meglio lo stesso argomento, a volte sia talmente denso di argomentazioni che ci si dimentica proprio di cose che magari si è decisi anche solo poco prima. Per quanto attiene invece molte delle cose che i colleghi ci hanno detto, vedete, giornali e televisioni ci dicono praticamente più o meno questo messaggio in modo molto pressante e sentirlo anche qui ci fa pensare che evidentemente forse anche noi dovremmo cominciare a ragionare così. Il problema grande è che noi siamo dei cittadini che hanno invece un altro approccio ad una serie di notizie, soprattutto alla visione di quelle che sono le cose che ci vengono presentate. Noi non crediamo assolutamente che vi sia una mancanza di coraggio nella decisione del nostro sindaco, anzi, proprio la situazione nella quale ci troviamo, o comunque lei ancora di più si trova ad operare, lo dimostra da mesi e oggi e probabilmente anche lo dimostrerà nel futuro, che è molto più che sia molto più difficile dire di no piuttosto che conformarsi ed uniformarsi. Chi ha avuto l'onere e l'onore di essere, di amministrare lo Stato e di essere nelle burocrazie, in qualche modo ce lo evidenzia in quelle che sono poi le situazioni anche spiacevoli nelle quali poi vediamo, si ritrovano molte persone che invece poi, a detta dei mezzi di comunicazione, dovevano essere irreprensibili. Quindi io vi chiedo, parlo per me ovviamente, di perdonarmi se quelle che sono le motivazioni che voi ci avete qui presentato, che sono ovviamente tardive, ma date anche a noi modo, che siamo comunque nel nostro piccolo rappresentanti di un territorio che è comunque fra i più popolosi di Roma. Quindi vi ringraziamo di darci l'opportunità di esprimerci su queste tematiche. Avremmo preferito sicuramente anche in questa sede forse approcciare in modo diverso ad una tematica, soprattutto da persone che vedono la Vela di Calatrava lì incompiuta, l'abbiamo qui dietro, la vediamo, dei ragazzi del nostro territorio hanno girato lì qualche settimana fa un video che ha avuto migliaia di visualizzazioni. Tutti noi ci rendiamo conto di quello che ci ha portato qui. Quindi vi dicevo, da una parte di sicuro le argomentazioni e quello che noi possiamo ribattere a quelle che sono le vostre argute e argomentate modalità di approccio proprio alla comunicazione politica. Noi siamo dei cittadini che hanno deciso di prestare il proprio volto, il proprio nome all'amministrazione, ovviamente nella semplicità di quello che ci contraddistingue. Forse a volte potremmo sembrare carenti nelle modalità espressive, vorremmo forse a volte richiamare dei tecnicismi, ma perché? Perché quando ci sono delle crisi in atto, ce lo hanno spiegato, da quando hanno praticamente cambiato quello che era l'esito delle votazioni di qualche anno fa, ci è servito un governo tecnico. Quindi i tecnicismi, a volte la tecnica ti dà la possibilità di risolvere degli impasse. Ci troviamo ancora, sono 3 anni che ci troviamo ancora in situazioni che non ci fanno decidere. Ecco, noi siamo l'espressione del voto della cittadinanza di Roma, parlo della decisione della sindaca, noi siamo l'espressione del voto dei cittadini di questo territorio,
abbiamo rispetto di quelle che sono le vostre opinioni, vi preghiamo però di avere un maggiore rispetto nei confronti di quelle che sono le tematiche che noi abbiamo, che noi portiamo in queste sedi, e quindi mancanza di coraggio, interpretazioni a volte secondo me pretestuose e non so, forse un po' difformi da quella che è la semplicità dei fatti, non lo so, appunto questa è politica e quindi evidentemente forse ancora tante cose ci dovranno essere chiare, quindi perdonatemi questa semplice parentesi, e appunto mi premeva dire questa cosa del referendum perché ricordavo di averla letta e mi piaceva ricordarla ai colleghi. Grazie. Grazie consigliera Ariano. Consigliera La Zazzera. Allora, si sente? Sì. Buonasera. Io di solito parlo poco e sono anche un po' timida. Però volevo dire, volevo rispondere al consigliere Ciancio che molto romanticamente ha detto di ricordare i palloncini degli anni 60, le feste, perché non vediamo queste cose. Purtroppo noi oggi vediamo le strade, le piscine nelle strade, le palestre dove i nostri ragazzi non possono fare ginnastica, e vediamo i mezzi disastrati, vediamo tutte altre cose. Ci piacerebbe vedere un bel paese dove veramente noi possiamo festeggiare, perché lo sport mi piace tantissimo e piace a tantissimi italiani. E tutti quelli che ci hanno votato lo hanno fatto perché forse ospitare milioni di persone in questa città, che non può ospitare tanta gente perché veramente sta messa male, e lo sappiamo, lo sapete voi, lo sappiamo noi, non per colpa nostra. Quindi il coraggio di Virginia Raggi è una donna che ha avuto tantissimo coraggio, perché mettere a posto questa città e purtroppo non vedere i palloncini ma vedere le buche per terra, purtroppo è questa la realtà. Quindi non cadiamo in parole, cose belle, per carità, ci piacerebbe tanto, però la realtà è brutta. È brutta, e i nostri ragazzi non possono fare sport, non hanno palestre. Ragazzi che fanno sport devono pagare tantissimo, non hanno palestre, poi c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha, destinati a non fare sport, nelle scuole non fanno, io mi ricordo da piccola facevo sport in palestra, c'era l'ora di ginnastica, adesso no, vabbè, ai tempi miei insomma, io non è che sono giovanissima, e quindi no, chiudo. Ecco, volevo dire, romanticamente anch'io vorrei ritornare a una città così. Grazie. Scusi, a titolo personale che mi ha citato. Solo a titolo personale ha detto il mio nome, per cui... Fatto personale. Beh, prima avevano detto quello di Pompei, quindi... Come no? L'hanno chiamato addirittura Pompeo, quindi voglio dire, basta, no? Allora, adesso basta, concedo solamente gli ultimi 5 minuti alla Cerconi per chiarimenti, e penso che su questo punto, che è stato ampiamente discusso per qualcosa che tra l'altro è un dato di fatto ormai, stiamo perdendo veramente tantissimo tempo, quindi io adesso aspetto il chiarimento di Flavia Cerconi, mi sembra giusto che la consigliera faccia il suo chiarimento, visto che la mozione è stata la sua, poi passiamo all'espressione di voto. E allora, la prima cosa è che è vero che oggi è tardivo, ma io l'ho depositata il 21, quindi, cioè nel senso, se ritenevate l'argomento importante di discussione prima, poteva essere trattato prima, quindi non è una mossa, un tecnicismo come lo chiamate voi, ma è stata una decisione della maggioranza, della capigruppo, portarla ad oggi, era il 21, è stata protocollata, per chiarezza. Secondo, volevo dire a Guido che io non ho detto che voglio andare via, proprio perché non me ne voglio andare, voglio cambiare questo paese. Mi dispiace perché nessun intervento che ho sentito, forse mi sono anche espressa male, ha capito lo spirito con il quale io l'ho fatto questo intervento, sapendo che ovviamente la mozione era superata, e cioè con lo spirito di dire dobbiamo avere coraggio anche in altre scelte che non sono queste, ma troveremo di fronte. Le dico spot perché così non vi faccio perdere tempo. Signori, vi do una notizia, siamo cittadini anche noi, votati di Fratelli d'Italia, ma siamo cittadini anche noi.
quindi vi dico la verità, ho interesse anche io che le cose vengano fatte bene, ve lo voglio dire, perché quando sento dall'altra parte siamo cittadini, lo sono anch'io e ho gli stessi problemi che hanno molte persone che oggi sono qui. Quinto punto, sono felice che si siano tirati fuori talmente tanti argomenti, perché essendo questo un'opposizione e vedendo che i problemi sono molti, io mi auguro che questa maggioranza possa risolverli. Però ovvio, compito dell'opposizione controllare che oggi che abbiamo fatto una risoluzione su una mozione, perdonatemi, sulle bancarelle, vabbè oggi bocciamo questa, ma io sono talmente tanto abituata col PD che non uscirò di qua, non mi strapperò i capelli né piangerò, vi dico la verità, e ne proporrò tante altre. E quindi sono contenta, perché io mano a mano che andremo avanti mi sono segnata tutti gli argomenti che avete tirato fuori e i video che sono stati fatti, che mi andrò a vedere, del Movimento 5 Stelle. Verrò qua e interrogherò la maggioranza e gli assessori su quello che poi effettivamente hanno detto e che hanno poi fatto, speriamo venga fatto, però se non verrà fatto è anche un rischio che insomma vi assumete. Detto questo, vi ringrazio per questa bocciatura, io ovviamente mi voterò all'atto favorevolmente. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Ricordo alla consigliera che utilizza sempre "mi voto", "ci votiamo", Fratelli d'Italia, la mozione favorevole, almeno per quello, però non è cattiva, non è brava, brava ragazza, ma si sbaglia ogni tanto. Però per dire questo, Fratelli d'Italia ha utilizzato questo strumento politico per, come si dice, per mettere in evidenza che c'è anche una differenziazione nel dire sì o dire no, cioè non ci volevamo omologare a due, come si dice, correnti di pensiero, come è per il referendum, o sì o no. Qui c'era anche una terza posizione, quella di dire sì con cautela, sì con controllo, sì con gestione. E quindi questo ci faceva piacere, insomma, poterlo discutere. Poi dire, io capisco quello che voi avete detto, lo comprendo, ognuno rimane dalla propria idea, io avrei utilizzato i potenti mezzi mediatici per dire davanti a una conferenza stampa un no con anche delle considerazioni e quindi anche con delle proposte, no? Parlo della sindaca, quindi ognuno poi si comporta come meglio crede, giustamente, però io l'avrei fatto, utilizzato una conferenza stampa, avrei detto no per questi motivi. Probabilmente lo farà, lo ha fatto, lo dirà meglio, eccetera, eccetera, ma comunque sia, era questo. Perché poi c'è chi vede il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, quindi non è difficoltà, c'è sempre più di una soluzione per i problemi, non ce n'è mai una sola. Quindi c'è chi la pensa di risolvere in un modo e chi nell'altro, non è né diciamo sbagliato né uno né l'altro metodo, no? Ognuno utilizza quello che reputa più opportuno. Noi siamo per il bicchiere, tra virgolette, mezzo pieno. Nel senso che nonostante le difficoltà proviamo ad essere diversi dagli altri, cioè ad dare comunque un contributo, perché comunque un contributo, una spiegazione di fronte a certe soluzioni, a volte forse è meglio non perdere di vista quello che è l'obiettivo. Questo era tanto pure per chiarire. Rispetto assoluto, la consigliera, non la nomino, solo dopo mi replica, giustamente da parte mia, ma penso anche dei miei colleghi, ci sarà sempre rispetto assoluto per le posizioni e per diciamo il ruolo che uno occupa, e dico di più, la politica è impersonale, quindi se a volte vi capita di sentirvi o di fare dei apprezzamenti diretti, la politica è impersonale, non è personale, capito? Non è quindi la persona se stessa, è quello che uno rappresenta, quindi questo lo ricordo. E anche noi ovviamente rappresentiamo da quest'altra parte qualcuno nel municipio, quindi pure noi facciamo il nostro lavoro, diciamo, di rappresentanza istituzionale. Quindi Fratelli d'Italia si vota, prende l'occasione per votarsi questa mozione, perché non so quante volte ci capiterà di votarcela, noi siamo favorevoli a tale richiesta. Altri interventi per espressione di voto? E poi mi dice a me basta, non capito. Non capito. Oppure qua, non so e là può parlare. Non so dentro al gruppo tuo parli. Consigliere Toti, vuole esprimere lei? Io dico, anch'io
la voto favorevolmente, anche se avrei espresso nella mozione le preoccupazioni che ho già espresso in sede di dibattito, quando ho detto che chiaramente dovevamo favorire questo discorso, senz'altro dei giochi olimpici su Roma, ma chiaramente c'erano anche dei problemi di fronte a tutto questo, come ho detto in precedenza. Perciò noi siamo per il sì a questa mozione. Chiaramente però le preoccupazioni l'avremmo avute rispetto ai giochi olimpici, però poi queste preoccupazioni, come io ho detto, i poteri forti, le lievitazioni di spesa, il cemento, dovevamo avere il coraggio poi di, io parlo di un altro coraggio, non quello chiaramente che ha detto 5 Stelle, di poi arrivare a battere questi poteri forti, perché voglio dire, la preoccupazione c'era e c'è rispetto a, perché i poteri forti sono poteri forti e su Roma ci sono, però voglio dire, si poteva fare riferimento a tutto quello che c'è di Roma e che non è rappresentato dai poteri forti, perché non esistono solo quelli su Roma. E perciò, ecco, il coraggio rispetto a questo, ma soprattutto io avrei fatto un referendum per dare più consistenza e più forte a una scelta così importante per la città di Roma come quella di dire sì o no alle Olimpiadi. Ci sono altre dichiarazioni, poi passiamo alla votazione. Il consigliere Guido. Grazie Presidente, in realtà io... è un po' scontata, ma noi votiamo no. Grazie. Bene, passiamo a questo punto alla votazione per alzata di mano. I favorevoli a questa mozione? Ciao. I favorevoli sono, quindi li abbiamo contati, i contrari? Non credo ci siano astenuti, siamo tutti. Non vi alzate, manca il punto 5 all'ordine del giorno, sarà velocissimo, un minuto. Un minuto. Era respinta con 14, 6 voti favorevoli e 14 contrari e nessuno astenuto. L'ultimo punto era, erano da approvare i verbali dei consigli precedenti, e quindi erano i verbali numero 12 e 13, quelli di luglio praticamente, del 5 luglio e del 21 luglio. Vi era stato chiesto dalla segreteria di, per chi avesse voluto poteva andare tranquillamente in segreteria a consultare i verbali, se ci sono obiezioni, se ci sono commenti possono essere segnalati qui e vengono messi a verbale per il prossimo consiglio, altrimenti li approviamo seduta stante. Non vanno letti? Ci sono obiezioni perché... Vanno letti in aula? Non vanno messi in votazione, benissimo. Se nessuno presenta obiezioni si ritengono approvati. Approvati. Nessuna obiezione? Approvati. Approvati verbali. La seduta è chiusa.